Siamo prontissimi ragazzi, ci siamo! Allora, in direttissima avvierò per la prima volta questo gioco. Come al solito siamo qui da Neodotocast L'Aquila per farvi vedere questa anteprimissima italiana. E bentornati, yes! Finalmente la Valve ci ha dato questo giochetto, visto che abbiamo partecipato al TI e ci hanno dato la possibilità di avere il gioco in beta. Quindi grazie a tutti a voi che vi siete connessi e facciamo proprio l'avvio, proprio così, proprio primissimo, primissimo, primissimo. Bella Chato, grande, grandissima, grandissimo caro. Ti sei divertito, a Amburgo. Bravo, bravo, abbiamo visto le foto. E partiamo. Mo crasha. Bam. Sì, abbiamo artefact. Fallo partire. Bing. Questa, ragazzi, chi se la ricorda? La scoccetta della Valve. Oh yes, ci siamo, ci siamo. Oh, solo l'inizio, lo sappiamo che è solo l'inizio. È l'inizio della fine, perché butteremo definitivamente la nostra vita appresso ai titoli della Valve. Già la prima bustina da spacchettare. Eh sì, quanti ricordi? Clicchiamo 3, 2, 1. Bim! Allora, ci hanno dato delle creature e ci hanno dato degli eroi. Allora, questa è una creatura. Questa è un'altra creatura. Questo Keith è un e eroe. Sven. Quello è Sven. Questo è Lygan e questa è l'Ursa. Allora, iniziamo con il tutorial. Mo vediamo che cappero Vedi succede, che dice, perché... questo mazzo comprende un insieme di eroi forti. Bonus potenti che ti permette di fare a pezzi la torre nemica. Rosso-verde, Mazzo combattente rosso-verde. il primo mazzo che ti dà il gioco, poi vedremo ci sarà anche una seconda parte sicuramente. Gioca una partita completa contro il bot per imparare le regole di base. È questo che ci andiamo a fare quest'oggi. Ci vediamo un pochino il gioco in generale, vediamo come funziona e vediamo se siamo capaci. Inizia il tutorial. Bing! Ah, bello, di fronte quindi ci propone un mazzo che era blu-verde, blu-rosso, che era. Che figo. E vediamo già le carte disposte in campo. Allora, da quello che possiamo vedere, fai doppio clic sul tabellone per vedere tutte le tre le corsie. Ok, allora. Quindi, come il Dota, più o meno possiamo capire che ci sono le tre linee. Tu e il tuo avversario avete delle torri in ognuna delle tre corsie. Ok, la sua torre, la sua torre, la sua torre, la nostra torre, la nostra torre, la nostra torre. Ok. Ovviamente ogni torre, da quello che possiamo vedere, ha dei punti ferita. 40. 40 per torre. E da quello che sappiamo sicuramente che per vincere la partita bisogna rompere o tutta una linea, quindi rompere la prima torre, che poi ti mostrerà l'Ancient, che c'ha invece 80 punti feriti, o battere due linee su tre l'avversario. Quindi uno se le può giocare anche vincendo due torri su tre. Quindi inizialmente abbiamo già schierato, il gioco parte già con un eroe, qua abbiamo la creatura, qua abbiamo. Andiamo a vederci adesso la prima corsia a sinistra. Il gioco si scorre, si gioca partendo prima corsia a sinistra, poi quella centrale e poi quella a destra. E quindi andiamo inizialmente sulla prima corsia e vediamo che cappero succede. Allora, ciascuna torre inizia con 40 punti. E ok. Quindi per vincere distruggi due torri avversarie su tre. Ah, è un eroe rosso. Ah, quindi questo è un eroe in questa corsia. Quindi Perfetto. puoi giocare. Possiamo giocare solo le carte rosse. Ci abbiamo un legionario bronzeo.
e un altro legionario bronzo, va bene. Quindi queste tre carte che abbiamo qui, che invece sono creature, non li possiamo giocare. Quindi sicuramente l'avversario potrà giocare soltanto le carte relative anche lui al suo colore di eroe. Questo significa, perfetto, che muore, mi sa. Sì, sì. Muore! Allora, continua. Gioco una carta grip in una posizione di combattimento. Andiamo a mettere una grip. Possiamo giocarla o alla sinistra o alla destra. Comunque in entrambi i casi, Dio, ve la posizioniamo, poi avrà una scelta l'attacco dell'eroe. Infatti, vediamo. Significa che attacca direttamente la torre. Dritto per dritto, perché non ha blocchi davanti a sé. Esatto. Un po' come... mi sa, funziona per Hearthstone, dovrebbe funzionare più o meno allo stesso modo. Cioè che se non c'è il blocco davanti, meno no, dritto per dritto. No, che poi seleziona... Vabbè, comunque. No? Vabbè. Come vediamo, siccome abbiamo giocato una carta da due... Noi abbiamo perso due punti mana e quindi ce ne rimane solo uno. Detto ciò, non possiamo fare nulla. E ci dice che effettivamente andremo a interfacciarci, a scontrarci direttamente con la torre avversaria. Quindi continua. La freccia di puntamento mostra che questo creep danneggerà la creep che c'ha di fronte. Va bene. Tutte le unità attaccano automaticamente, dopo che entrambi i giocatori passano la mano. Io effettivamente non posso fare più niente perché non posso giocare nulla di quello che ho in mano. Puoi passare. E possiamo passare. Bam, i cazzotti. E ciao al Necropos. No. Possiamo andare in qualsiasi momento. Ah, ha shottato, chi è? No, non ha shottato. Si ha scaricato una magia e ve lo faccio vedere da una cosa molto particolare. Come avete visto ci sono stati dei fulmini. Se non avete visto che carta ha giocato l'avversario, qui in alto a destra si può vedere l'ultima carta giocata. Quindi dice colpo fulmineo e infliggi 6 punti alla torre nemica. Quindi ci ha scaricato questo colpo fulmineo e ci ha fatto 6 danni alla torre. Infatti vedete, ci abbiamo 34 punti ferita. In qualsiasi momento comunque della partita possiamo ritornare con le frecce, andare a vedere sulla mappa o doppio clic quello che succede sulla cosa. Amo l'avversario, vabbè, continuiamo, ci ha fatto 6 danni e andiamo avanti. Sì, sì, già l'abbiamo fatto, già abbiamo cliccato e abbiamo visto quello doppio che è successo. Ah, sì. Ci fa vedere più carino la situation. Ok, non incantesimo. Come al solito possiamo vedere il combattimento come va. Infatti noi gli facciamo 2 danni a lui e lui ce ne fa 3 danni a noi. Ma che cosa succede? Siccome abbiamo Sven che c'ha lo squarcio, quindi splash danni, lui non solo attacca dritto per dritto ma splash anche danni alla sua sinistra e alla sua destra. Quel è il motivo per cui qui c'è la X su questa grippettina e alla nostra non c'è, perché i danni vanno sia qua che qua. Yes, no, grazie, Simo. Grazie Simo. E quindi belli, continuiamo. Possiamo, se vogliamo, giocarci un altro legionario bronzo e lo facciamo e lo mettiamo. Si attacca la torre sempre qui. Ah, comunque attacca la torre. For the glory of Stonehall. Noi non possiamo fare altro perché ovviamente non abbiamo né l'eroe del colore per giocare queste carte, né abbiamo comunque il mana a sufficienza per poter castare altra roba. Quindi bam, e via con i cazzotti. Adesso un altro po' di danno. Adesso le cose cambiano. Ciascuna torre può giocare, vabbè, con 3 punti mana, si ricarica ogni volta che facciamo, che il turno passa nuovamente alle varie torri. Quindi andiamo su continua. È un eroe verso in questa corsia, però il problema c'è che quello che ci abbiamo in mano ha un costo di mana di 4, quindi non possiamo farci nulla. E quindi
come giustamente ci dice, certe volte capita che quello che possiamo fare è soltanto passare la mano. Vi faccio vedere poi una cosa carina, che ci sono i vari comandi degli eroi, i talenti speciali, come per Svende c'era lo squarcio, questo eroe già che dovrebbe essere i vicini alleati ottengono più un'armatura, e infatti come vedete questa crippa c'ha più uno, cosa che quest'altra crippa avversaria non c'ha, e mentre dall'altra parte infligge 2 punti danno quando attacca un eroe o una torre. Infatti gli fa 7, quindi infatti danno. Non fa 7 ma ci fa 9, esatto. Quindi ci sono comunque le abilità degli eroi ogni volta, un po' come avviene comunque per Dota. Quindi attiviamo, bam, si scarica Cazzotti e fine e adesso c'è la fase d'acquisto. Allora, ottiene una moneta d'oro per ogni creep ucciso e 5 per ogni eroe ucciso. Davanti a noi abbiamo un oggetto da 10, un oggetto da 7 e un oggetto da 3. L'eroe equipaggiato ottiene più 2 quando attacca, vabbè, però non lo possiamo prendere perché costa troppo. L'eroe equipaggiato ottiene più 2 attacco e più 2 di squarcio, costa 7, questo sarebbe buono per il ciccione che abbiamo qui, però costa 7 gold. Riporta un eroe alleato alla fontana, quindi lo mandiamo a reccare. È un consumabile. Sì, un consumabile, si gioca una volta, poi non rimane in gioco. Quindi acquistiamo per shoppare una cosa. E ci dice che possiamo fare... Sì, come Hearthstone ci sta la possibilità di shoppare, come giustamente ci dicono anche da casa. Però lui non, cioè, lo sta chiedendo, molto probabilmente sì, sicuramente. E vi informo anche di una cosa, però attualmente già su Reddit anche noi stiamo creando dei gruppi per creare una sorta di tornei pauper, ovvero tutte comuni, quindi diciamo il livello sarà lo stesso tra i giocatori, chi vincerà sarà soltanto in funzione della qualità di come gioca le carte e della fortuna che ha nel pescare, diciamo così. Poi ovviamente i tornei per i pro saranno un po' più per shopponi, però ci sarà comunque la possibilità di fare trading. Abbiamo già aperto un gruppo per fare trading, si chiama, come l'abbiamo chiamato? Artifact Trading Cards, quindi così ci facciamo anche i prezzi di favore, tra virgolette. La mafia, no! Le mafie del market, però ha detto mafia, ci bloccano il canale, sì. Ci fanno i mega server che controllano tutto. E intanto qua, vabbè, ci dice le monete d'oro, clicchiamo 2 volte per vedere che cosa fa la carta, giusto per andare avanti col tutorial. Non la possiamo shoppare, costa troppo. Ciao. Clicca sul draghetto. Andiamo avanti. I draghetti sono simpatici, però. Sì, sono carini. Adesso, come vedete, a noi c'è uscito il Lycan. E a loro è uscito il Logremeggi. Quindi, noi possiamo giocare l'eroe su qualsiasi linea vogliamo. Mentre i creep spawnano automaticamente sulla mappa. Dove mettiamo? Mettilo su già. Allora, no, la teoria del gioco a livello base, il concetto è inutile giocare un eroe di uno stesso colore dove già si ha quel colore, perché se si hanno perché ti dimezzi la possibilità di carte, la possibilità di giocare, certo, le carte. Quindi in teoria, come regola base proprio povera, senza andare in troppi tatticismi, è meglio iniziare a giocare carte verdi dove già ci sono delle rosse e le rosse dove ci sono già le verdi. Okay. E ovviamente in questo tutorial vi fa vedere le carte che ci avete in mano, ma quando si va a giocare mi sa che le carte sono nascoste, quindi non si vede effettivamente dove voi e dove l'avversario andrà a schierare gli eroi. Lo mettiamo... No, io lo metterei qua. Perché non c'ha difesa? Perché non c'ha difesa, solo per quello. Quindi ci andiamo a rinforzare qua.
Nella prossima colazione può giocare, giustamente, ci dice quello che abbiamo detto. E okay. Vai. Ok. Quelle se ne vanno là. Ok. E infatti lui già, perché era scarso su questa... Ah, abbiamo colpo fulmineo. E ne ha pescato un altro, l'infame. Sicuramente, vedete? Allora, perché questo è successo? Perché lui c'ha il l'ogre Meggi, che vabbè, anche fortunato, che quando casta una magia blu c'ha il 25% di probabilità che quella carta gli riesca. Infatti lui si è giocato il colpo fulmineo da 2 e giustamente viene uscita un'altra senza fare gesti in mano, e va bene così. Noi comunque le nostre carte ce l'abbiamo. Possiamo giocare, shottare un po'. Puoi un giocare po' una di... verde. Però possiamo giocare noi le nostre carte. Incantesimo, incantesimo flip. Allora, siccome ci abbiamo un verde. Ok, ti dice i simboli, vabbè, sì, avanti. Sì. Siccome ci abbiamo un verde e un rosso, noi possiamo decidere quale giocare prima. Cioè, quale giocare tra tutte le carte che abbiamo in mano. Modifica il grip alleati con più di attacco e più un'armatura. Vabbè. Cura nella fase dopo il combattimento. Bello, molto carino. Quindi questo attacco è sicuro, attacco è sicuro. Poi i vicini alleati prendono più un'armatura. Carino, carino. Più 4 punti d'attacco. La forza di Ina ovviamente c'è lo Sven, perché questa sarebbe tipo l'ultima, l'ultima dello Sven, sì. E fornisce a un eroe rosso più 4 attacco e più armatura. Questa dovrebbe invece essere l'ultima, mi sa, della, la rage della, sì, dell'ursa. Dell'ursa. E questa vabbè per reccare l'eroe, ma non ci interessa perché noi stiamo messi abbastanza bene. Quindi io direi di andare a mettere un altro eroe per fare tanti danni alla torre avversaria. Quindi lo mettiamo, anzi lo mettere qua, perché poi si dovrebbe trovare faccia a faccia contro l'ogre Meggi. Colpo pugno, giustamente, perché lo doveva castare, perché funziona che uno casta e l'altro casta. Uno casta e l'altro casta. Si fa per turni a castare. Quindi lui ha aspettato che io castassi prima di poter castare un'altra magia. E via. Bam! Con le mazzate. Voglio vedere a quanto è arrivata la torre. 28. 28 pare. Vabbè, sta bene. Non è andata male. Non è andata male. Poi gli facciamo un attimo... 12 danni, onesto. Beh, lui scenderà carte, però. Lui, il prossimo turno c'ha 5 mana. Perché da quello che ho capito, il mana aumenta turno per turno, no? Sì, prima era 3, adesso 4, poi 5. Okay. E già gli shottiamo l'ogre Meggi. Okay. Cosa importante, nel momento in cui si shotta un eroe, ci metterà 2 turni per riandare nella mano del proprietario e poter essere rigiocato. Quindi noi prima gli abbiamo killato il Necropos, al prossimo turno lui potrà giocare. Ma mi sa lì in alto a sinistra c'è la cosa, sì, contro gli eroi? È disponibile, a noi sarà disponibile poi l'Ursa. Sono gli unici eroi che ci abbiamo. L'altra mano, c'è lo Sven, gli shottiamo lo Skywrath. Qua ci abbiamo i danni, questo Tenka. Qual era che curava? Quello già l'abbiamo messo prima. Mettiamo questo. No, questo non lo possiamo mettere, giustamente, perché possiamo fare solo la rabbia, che però non ci serve, che tanto questo muore comunque. E ti tieni la carta. Ci teniamo la carta. E allora poi passa pure il turno senza giocare niente. Sì, gli meniamo e zitto. Vai. Bam. Invece qui. E qui la cosa si fa brutta, perché qua ci moriamo. Ci muore pure lui. Però c'hai i creep che vanno avanti. Un po' di danni glieli facciamo. Potremmo curare questo. E ti pigli 7 danni in faccia sulla torre? Non lo so. Che facciamo? Io giocherei. Gioca una. Ce l'ha il mana. Giocati. Se fa
modifica. Modifica. Tirando comunque. Ah, possiamo mettere questo qua. Mettiamo. Ma muore comunque. Muore comunque perché la... allora gli diamo più armor, ma questo qua. Tell us what you need, così da armor. Però non fa attacco. Non fa attacco. Gli potremmo dare forza di. No, non glielo possiamo dare. Però vabbè, non è così, giusto per dire qualcosa. Bam. Via. Morti gli eroi. Il tuo eroe è morto, si sta curando nella fontana, non preoccuparti, come avevo detto precedentemente, quindi. La fase di shop. Continua. Rientra automaticamente durante la fase di schieramento. E va bene. Adesso, noi ci abbiamo 16 perché abbiamo shottato le crippe e un eroe. Quindi è importante anche ammazzare gli eroi perché se no poi non ci stanno gold. Che salva uno là? Qui possiamo prenderci una bella armaturozza. Aspetta, vedi che è là in alto salva uno? Chi sei? No. Non so che cosa ho fatto. Vabbè. Vabbè. Abbiamo salvato uno. Ah, ce n'ha messo un gold da parte. Ah. Ha messo un gold da parte, vabbè. Ti puoi fare il salvadanaio? Sì, sì, sì. Acquistiamo tutti, due. Più 4 punti salute. Però tu devi contare pure il prossimo turno che succede. Allora, abbiamo preso la spada, perché ci serve, ci pigliamo lo squarcio, lo mettiamo qui sul ciccione e puliamo la linea. Qua ci siamo presi un punto armatura che ci va sempre bene. Mo, la salute, alla fine non dobbiamo curare nessuno. Oppure se no ci sta Sven. Però te la metti dentro e ti può essere sempre buono. Ma i soldi ce li hai, 5 ancora. Vediamo, potremmo curare lo Sven. Curiamo lo Sven. Sì. Al suo turno però. Quando tocca a lui. Mostra il negozio. Sì, sì, abbiamo perso un oro. Yes. Vabbè, è giusto. Quando uno apre un gioco la prima volta è giusto che sbagli. Altrimenti che stiamo a fare? E ci pigliamo i soldi per... Vedi, se quel gold non lo salvavamo, Ci avevamo un soldo in più. Ci avevamo un soldo in più, va bene. Salve il draghetto. Abbiamo fatto. E andiamo. Allora, l'ursa. L'ursa lo metterei all'ultima corsia. Perché qua non ci abbiamo eroi. Lì ci abbiamo Sven. Lì ce ne abbiamo due. Eh sì, dai. E quindi mettiamo l'ursa all'ultima corsia. E via. No, anche i creep puoi spostare, mi sa? No, i creep non me li fa spostare. I creep no. Vabbè, allora. Solo lui. Vabbè, allora mettilo lì. Mettiamo qui e vai. E sono andati tutti così. Adesso Legion. Oh, figo. Ok, lui si è preso un più 2. Si è giocato un più 2 di attacco per l'ogremaggio, il saccone. E ci sta tutto. Non c'è limite al numero di carte che hai nella tua mano. Trascina per scorrere. Di là, no, forse clicca e tira, capito? Sì. Quindi esatto. Possiamo scorrere tranquillamente le carte che ci abbiamo. E noi ci siamo tenuti in mano un bel po' di carte. Allora, anzitutto io direi che qua gli dobbiamo fare male, perché lui sta libero verso la torre. Questo comunque glielo crepiamo, lo cremeggi e se ne va. Quindi che lui ha abbaffato non ci interessa. Muore un creep, non è un problema. Muore il creep, non è un problema. Lui regge, perché... Sì, 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 c'è anche un'armatura. Allora, come vedete, poi ci sta il riepilogo. Dice tutti i danni che subisce questo eroe. E si prende effettivamente meno 8 dell'attacco del Kefi. Quindi va bene. Lui invece si prende 5 danni precedenti e poi si prende poi il danno della crepettina. Io vorrei però fare questa bella cosa. Mettere lui anzitutto. Se metto lui c'è solo 4.
Ce lo mettiamo? Però adesso se... cioè... questo ce lo voglio mettere. Lycan, with you by my side, there's no enemy I can't fell. E poi gli mettere. No, ah, non c'ho... continua. Allora, gli equipaggiamenti possono essere giocati su qualsiasi eroe e sono permanenti. Ok, e noi ci vogliamo mettere anche dopo che sono morti. Questa è la cosa fondamentale. Perché c'hanno gli slot in alto. C'hanno questi slot qui sopra. Armatura, difesa e il cuoricino per la vita. E io ci voglio andare a mettere. Oh, quindi si prende più 2. C'ha lo splash. Quindi lui adesso splasha danni a tutti quelli davanti a lui. Però la cosa fondamentale è che mi fa questo. Questo attacco potenziato più davanti a lui. Lui attacca davanti. Questi muoiono. Sembra tutto bellissimo per noi. Il balsamo curativo ce lo teniamo poi per lo Sven. E va bene così. Quindi. Bam. Ciao Gremeggi. E la cosa buona è che adesso in quella corsia lì l'avversario non può giocare più carte blu perché non c'ha eroi blu, quindi pure questa è una cosa vantaggiosa. Quindi andare a rompere, cioè togliere un colore all'avversario di un eroe, significa non permettergli di giocare alcune carte. Sven. Per cui abbiamo lo Sven che splasha, lo curiamo. Così ritorna a full. Poi metti l'armatura pure Sven. Mettiamo pure l'armatura a Sven, che se tenga lo Sven va bene comunque. E infatti ha acquistato più una d'armatura. Io gli metterei pure forza divina. Non c'hai abbastanza mana. No, no, c'ho... ah, sei, mannaggia, sei. Peccato. E vabbè, si prende nuovi danni ordini, della... nuovi ordini che fa? Scegli un alleato, scegli un bersaglio in combattimento per esso. Sì, gli puoi far decidere dove attaccare. Dove attaccare. Ho capito. Perché noi possiamo prendere, per esempio, un creep e farlo attaccare da un'altra parte. Tipo un creep che sta qua o un eroe che sta qua. No, è l'eroe solo. Un alleato. Se ci fosse stato un creep qua, potevamo spostargli l'attacco da di fronte a destra e quindi infliggere ulteriori danni a questo eroe che sta qua. Lui per adesso si prende i danni della grippa e va bene così. Che non facciamo niente. Non prende anche i danni da... Ah, se li dovrebbe prendere i danni di Sven. Alla metà dei suoi punti d'attacco. Oh. Vogliamo aumentare lo splay? No, vabbè, poi se uno v uno, va bene così, dai. Andiamo, bam. Meno 9, ok. E qui la situazione è vantaggiosissima per noi. C'è lui, Ursa contro il Necros. Bella. E... questa fa pure la rabbia, Ursa. No, non serve. No, non serve, lo scoppiamo e basta. Gli leva 5 danni. Esplode proprio. E te la tieni per il prossimo giro. Ce la teniamo per il prossimo. Però potresti fare, con nuovi ordini, potresti fare attaccare quel creep là, così quel creep muore comunque. E al prossimo sì. Lui dice cioè a lui... Il questo turno. Gli possiamo far fa così. Così gli svuotiamo proprio il... Sì, il set. Questo lo possiamo fare sicuramente. Allora, giochiamo nuovi ordini. Poi scegliere... Ok. Come vedete, con nuovi ordini abbiamo cambiato il bersaglio, così questo gli muore. Anche quest'altra si è spostata, vedi? No, no, questa già stava spostata, perché? Da prima... No, l'ha sì. Spostata adesso, l'ha spostata. No. Sì, ti dico di sì. Che ho visto prima, vabbè. Quindi la teamfight a noi è vantaggiosa, gli facciamo 4 danni, lui non ce ne fa nessuno. Che entrano solo 1, 2 e basta. No. Questo muore. Ursa però piglia 5 danni. Ursa si piglia 5 danni. Ma che poi potremmo comunque curare. Curare, c'abbiamo la roba per portarlo. Era già spostato, vabbè. Mannaggia, non mi dovete contraddire. Vedi pure Riccardo. Grazie ragazzi, meno male che mi date una mano con Emanuele, perché sennò fa la capa tosta. Bam. E ci siamo presi i gold della kill. Oh, di nuovo.
Il martello alato dell'Omi. Quanto costa? 19. 19. Ah, però adesso c'ha senso salvarlo. Perché, vabbè. Adesso, perché volendo noi... Costa un mare di soldi. Costa 19. Però possiamo pescare una carta. Guardi, io direi... Ma pesca una carta durante il gioco? Pesca una carta durante il gioco. Allora, per l'attacco, in parole povere, adesso ti faccio rivedere il tabellone, ci sono tre linee, la mid, la top e la bottom, ok? Durante ogni fase, uno alla volta gioca le sue carte, un prima io, poi l'avversario, poi io, poi l'avversario, e c'è sempre questa fase chiamata l'iniziativa. Ovvero che chi gioca una carta, cioè all'inizio del turno io ho l'iniziativa, appena gioco una carta l'iniziativa va all'avversario e lui può decidere o di giocare un'altra carta o di sfruttarsi l'iniziativa per essere il primo a giocare nella fase successiva la prima carta della mano. E questa è una cosa, diciamo, più tattica del gioco, perché si ha la possibilità di effettivamente, siccome non è come Magic o come altri giochi in cui ci sono le interruzioni o altre cose del genere, essere il primo a poter giocare qualcosa nella mano può essere effettivamente utile per shottare, che ne so, delle grip degli eroi o le carte degli avversari. E poi, una volta che si giocano tutte le carte e si passa, sia l'avversario che le carte dell'avversario, sia le carte che si hanno in possesso sul tavolo, si scontrano direttamente e quindi tutti attaccano tutti durante ogni fase, sia per la prima linea, per la mid che per la bottom, per le tre linee. Ad ogni volta quindi ci si infligge danni ad ogni passaggio della mano. Come ci sembra il gioco? Per ora sembra carino, è una meccanica un po' diversa dai giochi, diciamo, standard di carte, perché effettivamente si fanno tre partite contemporaneamente. Sembra un po' come quando i campioni di scacchi giocano contro tre partite diverse. Sì, no? però io penso che sono sempre gli stessi e te li devi saper gestire. Bisogna gestirli, ovviamente, sì, su tre cose diverse. Vabbè, e allora? Mostra negozio, stavamo a shoppa. Ci shoppiamo l'armor, costa poco. Questo costa troppo, Il martellone lo salviamo, vediamo che fa. Fornisce all'eroe equipaggiato e ai suoi allievi più X punti di regenerazione, dove X corrisponde alla metà dei suoi punti d'attacco. Ah. Capperi! Alla faccia. Proprio da Omni-Knight. Vabbè, non ci abbiamo i soldi, siamo poveri. Però lo puoi salvare, così al prossimo turno. Ce la salviamo. Ma non so se ce la faremo con i soldi. Dobbiamo fare tante kill. E mo li ammazziamo. Passiamo. Però vedi, comunque è così. La fase di acquisto diventa molto strategica, perché tu sai durante il prossimo turno quello che puoi che cosa fare, potrebbe uscire. Quanti soldi potresti arrivare a fare. Allora, come al solito, ricapitolando quello che ci siamo detti prima, qua il rosso e il verde ce l'abbiamo e siamo in vantaggio. Qua ci abbiamo solo un rosso, quindi questo verde o ce lo sfruttiamo dove già ci abbiamo i rossi, o è inutile comunque andarlo a mettere qua, anche perché questa linea è praticamente vinta, perché 13 meno 25 ipotetici che andiamo a fare, questa linea è vinta. Un saluto Vire, grazie per essere con noi. Se ti iscrivi al canale, comunque noi in questi giorni faremo tutorial a manetta e continueremo a giocare a manetta. Ma secondo me non è neanche troppo complicato. No. Bisogna un po' entrare nella meccanica. Nel momento in cui capisci come gestire le cose, poi è abbastanza semplice. Dovrebbe scorrere. Poi ci sarà. Si stabilirà un meta, si stabiliranno un sacco di cose che ancora non sappiamo. Quindi dobbiamo tutto da vedere. Allora, io dico. Allora, siccome abbiamo carte rosse e carte verdi, mettiamo la verde qua, visto che va bene così.
Qua lasciamo perché abbiamo un mare di grippe qua. Questi che sono i tasti? Che cosa? Questi tasti qua, vedi? No, queste sono le carte dell'avversario. Ah, le carte nostre. Ah, ok, ok. Madonna, madonna. Ok. Quindi lui posiziona due grippe mid. Qua non c'ha niente. Qua non c'ha niente. Perfetto. Quindi round 4, 6 mana. Peschiamo le nostre carte. Un sacco di roba. Bello, bello. Questo mi piace tantissimo come carta. Sembra un po' una carta di Magic. La faccio vedere subito. Allora, Vandalo Gloddy. Vandalo Gloddy, che è una di quelle poche carte creatura che non è un eroe, che c'ha pure un'abilità. Guarda che figo l'effetto. Muovi un po' la carta, il mouse. Guarda l'effetto sui cuoricini. È rilievo, è 3D, sì. Fighissimo. Effetto del gioco: appena la luce si cala, lui infligge 4 punti alla danni alla torre avversaria. Quindi è carino, perché a gratis tu fai 4 danni. È ottimo, mi piace tanto. Ok, rammazziamo questa torre in qualche modo? Sì, potremmo ammazzarla, anche perché abbiamo questo bel Lycan che non lo blocca nessuno. Ma potremmo anche andarci a mettere un altro, un'altra creatura che... Però a mio avviso è inutile, perché questa è vinta praticamente. Gli devi mettere solo un danno, gli devi dare. Gli dobbiamo dare un danno, vediamo come farglielo. I creep alleati con più 2 attacco e più un punto armatura. Va bene. Vedi se magari ti può essere utile dopo. Oppure la metti, la lasci così, sta linea, la metti a 1. Devo lasciare a 1. Io gliela butterei giù, ma per... Pesca una carta, dai, pesca una carta. Nuovi ordini. Ah, è lui pure, però. È lui però, giustamente, perché io ho giocato. E lui pure ha perso, giocato. Cioè, lui aveva l'iniziativa e ha giocato. Poi tocca a me. Io ho giocato, poi può giocare pure lui. Certo. E quindi ci ha messo un'altra difesa. E ci ha fregato. Vabbè, però puoi sempre mettere quello a quel punto. No, metti... Mamma mia, è bellissima. Più 4 punti squarcio. No, la forza. Beh, giocati. Ah. Potresti giocare pure l'ogre. Ti giochi l'ogre e chiudiamo la linea. Giochiamo l'ogre, da. No? Sì, chiudiamo la linea. È pure bello grosso. E sbababababam! Oh, hai distrutto una torre, diventa l'antico e la sua salute. Ok. Distruggi l'antico una torre in un'altra consia per vincere la partita. Quindi o si butta giù tutta la linea fino all'antico, quindi una torre e poi l'antico, oppure due linee su tre bisogna vincere. Ah, quindi tu potresti pure pomparti tutta una linea. Allora, questa è una carta carina. Allora, lui ha giocato incendio. Come vedete, c'ha tre e le freccette a destra e a sinistra. Queste parole povere, una carta che uno si può giocare in multicorsia. Quindi, quando vengono giocate le carte in multicorsia, parole povere, su tutta, possono tutta essere linea. Giocate su qualsiasi corsia. Quindi noi stavamo nella seconda corsia, stavamo giocando, ma lui ha deciso di giocare l'abilità di questa carta sulla terza e ultima corsia, perché noi non stavamo in questa corsia qua, che è la terza, ma eravamo su quella precedente. Questo perché siccome è una carta che inizia nella fase iniziale proprio del turno, se l'avesse giocata nel turno precedente non avrebbe fatto effetto, non sarebbe partito. Devi fare doppio click, no, fai doppio click, esatto. Vabbè, infligge un danno perforante a ciascun nemico. Che significa perforante? Vai sulla parola perforante, vedi che vedi. Allora. Il danno perforante non viene ridotto dall'armatura avversaria. Ok, quindi fase prima, poi sotto, quello è la prima fase, quindi è la fase iniziale in cui si passa proprio. Cioè prima, quindi quelle sono le varie fasi della corsia, ok. Quindi la scelta proprio del bot è stata che, siccome siamo qui, se vuoi utilizzare subito quella carta, il primo turno utile è giocarla sulla terza linea. Certo. E quindi se l'è messa lì. Adesso, siccome lui ha giocato, noi possiamo giocare. Ok? Possiamo calare altre carte.
siccome noi, mi sa, gli distruggiamo tutto eccetto questo. Se dai la forza a Sven, forza divina a Sven, gli distruggi tutto. In teoria gli dovremmo fare dare sufficientemente danno a Sven. E gli sfondiamo questo qua. Ah, che infame! L'eroe equipaggiato ottiene più 4 punti salute. E così se lo sta cercando di salvare. Questo perché gli facciamo 2 da mischia, 4 di Sven. Giustamente lui rimane in piedi. Però ci abbiamo nuovi ordini. Dove stavano gli ordini? Eccolo qua. Eccolo qua. E chi ci mandi? Ah, un mana, non ce l'abbiamo, mannaggia, non ce l'abbiamo, no, volevo far spostare l'attacco di questo qua. E vabbè, non fa niente, non abbiamo mana. Andiamo con lo splash e meniamoci. Bam! E abbiamo rotto un po' di tutto, abbiamo 15. È partito l'incendio, quindi ci ha fatto un danno perforante a tutti quanti. Non possiamo fare niente, però. Diciamo che qua è quasi vinta la linea, cioè non è che può fare qualcosa. Fornisce gli orari dati. Più 4 punti squarcio, vabbè, non ci serve a niente. Non ci serve a niente. Qua possiamo giocare sulle carte rosse perché verdi, le verdi non ne abbiamo. Puoi dare qualcosa a Ursa? Un oggetto a Ursa, un'armatura? Però c'ha solo 4 HP? Sì, sì, però... perché c'ha l'attacco. Forza c'ha l'attacco. E però gli potresti mettere armatura per il futuro. Mettiamoci l'armor, vai. Per il futuro, tocca a lui. Passa il turno. Si è messo l'elmetto e via. Il simbolo dell'infinito. Ah, in realtà è l'abilità della grippa. Aspetta, cioè, perché pure i vicini alleati prendono più 1 punti all'armatura. Non è infinito. Se vedi, infatti, questa grippa qua c'ha una ad armatura e quest'altra grippa qua c'ha una ad armatura. Quindi serve principalmente per dare bonus ad aiati. Non solo gli eroi hanno le, diciamo, le abilità, anche le grippe, come abbiamo visto pure prima. Andiamo a shoppare, vediamo che esce di buono. Un altro balsamo, potremmo acquistare 3 quando abbiamo 15. L'eroe equipaggiato. Allora, anello di Tarrasc, che mi piace. L'equipaggiato più 4 punti da 2 e più 6 punti a rigenerazione. Io lo comprerei, a prescindere. E a prescindere, lo shoppiamo. Ci piace. Porta a casa. E mi compro pure il balsamo, così curiamo. Curiamo l'ogre ciccione. E salva. No, devi. Ah, draghetto. No, draghetto. Scusa, salva. Passa. Sì, passiamo. Ah, e lui c'ha 2 eroi. Noi non ci abbiamo nessuno perché. Ui, 3 eroi. No, 2 eroi mette adesso. Sì. Che noi non ci abbiamo praticamente niente. Stanno tutti su tabellone. La squadra è composta da 5. Da 5 eroi fondamentalmente. Quindi, okay. Come a Dota, uno si sceglie. Vabbè, qua di. No. È casta, c'è ucciso l'eroe. E va in fontana. Pazienza. Questa io la lascerei così. Punti di attacco. Sì, sì, la possiamo lasciare pure così. Questa non la possiamo giocare. Ma che ha giocato lui invece per farci saltare la cosa? Ha giocato una carta. Infliggere danno ad unità. Ok, perfetto. Se avesse avuto, mi sa. Ha pagato 3 però per giocarlo. Se avesse avuto l'ogre Meggi. La poteva ripescarla. Poteva ripescarla. Gli poteva. Aveva 25% di possibilità di ripescarla. Invece l'ha giocata dove ci sta il Necrobos. Quindi ciccia. E vai con i danni. Tanto gli meniamo. Gli facciamo. Gli esplodiamo. No! Ah, giustamente abbiamo passato. Tocca a lui. Vai, mena. Ah, noi stiamo continuando a passare e lui sta continuando a giocare. Sì. E tu puoi decidere quando. Cioè, se non passano tutte e due, ovviamente non parte l'attacco. Non parte l'attacco. Sta continuando a giocare. Vai. Non è morta. Non è morta. Peccato, peccato. Ha giocato adesso. Ha messo l'equipaggiamento. Attiva 4, pesca una carta.
cosa? Ah, gli è partito trabocchi. I trabocchi, perché giustamente queste qua sono le carte che iniziano all'inizio della... E con la catapulta, giustamente, ci ha fatto i danni alla torre. Ma noi qua vogliamo mettere qualche altra cosa a terra? Io splasherei a tutta. Quello muore. Questo quello è morto. Ogre Maggi non muore. Ma io farei cambio di ordini e gli shotterei l'Ogre Maggi. Se attacchiamo dritto, se no dovresti mettere a terra un'altra carta. E squarcio. Allora, lo Sven non c'è bisogno di curarlo. No, non prende danno. Allora, vediamo stordisci. È lo stun. Lo stun. Lo facciamo su... Ogre Maggi. E poi muore? Muoia. Ah, che blocca un eroe rosso. Purtroppo possiamo fare solo su questo. Allora facciamo così. Pam. Okay, questo esplode e lui pesca una carta. Vabbè, ho pescato una carta. Quello muore ormai. Questo è morto. E potresti no, puoi stordire quell'altro. Dovevo fare dritto, lo dovevo fare, mannaggia, ho sbagliato. E più due punti d'attacco. Così glielo shottiamo comunque e ci prendiamo 5-5-10 di gold. E vai. E so soldi. È partito di nuovo incendio. Ma noi non ce l'abbiamo quelle carte ancora. No. Queste sono le carte, diciamo, dei... I blu sono più caster. Ok. Certo. I rossi e i verdi sono i picchioni. No. Rossi forza, verde agilità e blu è intelligenza, no? Sì. È la divisione, la hanno stessa fatto divisione i colori del Dota, no? Uguale. Allora, poi... Vediamo un po'. Io curerei l'Ursa, anzitutto. Perfetto. Okay. L'Ursa lo dobbiamo curare. E io attaccherei e basta. Tanto che te ne importa. Armatura... Però è singolo, cioè queste sono incantesimi, quindi in realtà sono singolo. Se diamo 4 agli alleati... No, fornisce un eroe rosso, più 4... Eroe alleati più 4, quindi ce ne abbiamo eroe alleati 1-1, solo uno. Più 2 d'attacco, quindi sarebbero 2, 4, 6. 6 danni in più. Vai 17. E non la posso giocare perché è verde. Sì. Ah, potevamo giocare l'anello di Tarrasca, mannaggia. E dai, giochiamo l'anello di Tarrasca. Bam! E buttami giù l'Ursa, voglio vedere che fai. E vai che passiamo. Emanuele Spiegone. Stivali della fase. I Facebooks. Sì. Oh, figo. Clicca. Vediamo che dice. L'eroe viaggiato ottiene più 4 punti salute. E non lo fanno questa cosa i Facebook. No, scambia la posizione dell'eroe viaggiato con quella di un altro alleato. E questo è figo. Sì, di fase. Perché è tattico. Sì. È tattico, quindi ci possiamo spostare l'eroe come vogliamo. Mi piace. Costano solo 6. Costano 6, ci abbiamo 12. E quelli li puoi rilasciare. No, io voglio prendere pure il mantello. Eppure punti di attacco. Ah, la blade mail. Non ci abbiamo i soldi, mannaggia. Perché la spada, l'eroe prende più 2 in attacco, fanno sempre comodo 2 punti di attacco. Quindi no. Sempre il draghetto di premio. Qua, no, per dire, possiamo dare danno qua. Ah, sì. Possiamo dare danno qua. Possiamo 4 dare... che metti manca un eroe a te, Quanti ce ne hai tirati? 4. Sì, 4. Mm-hmm. Ci ha buttato giù il questo troll, questo tizio che non sappiamo il nome perché non è un perché non ci piace.
Lui ripesca quello che gli abbiamo ucciso due turni fa. E noi invece non peschiamo niente perché ci ha ucciso solo al turno precedente. Quindi, capperi. Ok. Qua, questo c'ha un mare di roba. Io quasi quasi la lascerei sta linea proprio così. I'm going to enjoy watching you die. Ah, ha gastato. Sì, ora ferma cuore. La cosa del Necros. Allora, modifica un eroe nero con infliggi i due punti danno perforanti ai vicini nemici di quest'eroe nella prima fase di azione. Figo. Figo. E questo qua quindi si è preso. Ci ha fatto i danni e pazienza. Ci farà. Ci ha fatto male. Però tanto qua abbiamo ancora la torre, abbiamo le crippe, che ce ne frega. Riusciamo, secondo me, prima a finire un'altra torre invece che fare 60 danni qua. Quindi la lascerei quasi quasi andare così. Perché adesso lui gioca però. Sì, 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 facciamo. Non ci fai niente. Muore lo stesso. Muore comunque. Che può fa? Bam! Esploso. Avanti. Si addio. Di nuovo i trabocchi che fanno danni. E qua abbiamo lo Sven. Lo Sven che gli diamo. Più due d'attacco. Cioè, pure gli stivali. Ready to prove myself. Vabbè, quelli muoiono. Questi muoiono. Poi facciamo. Vedi che c'hai di carte rosse? C'è due rabbia che non ti serve. Allora, possiamo fare la giocata che gli diamo. Prima la rabbia. Vediamo lui che fa. Niente. No, perché mi serve. Perché voglio fare i Facebook per spostare lo Sven di qua. Cambia la posizione dell'eroe equipaggiato con quella di un altro. Gli rimetti addosso i Facebook comunque. Glieli fai equipaggiare. Sì, purtroppo che se lo cambio con questo, comunque non gli faccio abbastanza. No, lo sai che potresti fare? Potresti mettere i Facebook a quello verde. No, se li sposto. No, e lo sposti con un creep. Così ti muore il creep e non ti muore l'eroe verde. E c'hai. No, io gli volevo fare direttamente i danni. Facciamo i danni. Così ti muore un eroe. Non è. Vabbè. Vediamo lui che fa. Passa. Ok. Il tempo di ricarica dovesse bene. Legge in effetti. Così lo faccio così. Bam. E lui deve mettere la carta. Si è messo paura. Hai visto come ha calato subito le carte? Noi però a questo punto, per evitare che ci muore, li facciamo così. This could turn the tide. E lui ricasta. Che ha castato. Scegli un bersaglio in combattimento per l'apprendista assassina. Bella. Quindi lui si decide chi, chi attaccare. Ah, infatti va a attaccare il creep. Proprio per rompermi questo qua. E facciamo niente, li facciamo menare. Oh. Questa di questo dobbiamo ma tanto qua ci abbiamo il mega urso, l'anello di Tarrasch. Questo non cade più ormai l'urso. Allora mettigli pure danni, mettigli la rabbia urso, è finito, dai. Sì chiudi la partita. Chiudiamo? Sì, chiudi la partita. Poi se ne faccio, ne fai un'altra, no? È inutile che metti la polizia generale. Metti la rabbia. Bam! Hai visto il draghetto? No, che t'ha messo? Che non muore neanche, perché non muore? Allora, vediamo che cosa ha giocato. Zombie inarrestabile, scudo della vita, vedi che scudo della vita. Fino alla morte. E che significa? E perché non muore? C'ha due punti di. Non muore.
che non muore mai. Dona a zombie inarrestabile uno scudo della vita. Ma perché la... No. La scudo della vita? No, no, vai, vai, lì, no, qua, di qua. Scudo della vita. Ecco, ti dice che dice. Invece di morire... Invece di morire, un'unità rimuove il suo scudo della vita e sopravvive con un punto salute. Capito? Come lo scudo di... È la, tipo la graveyard... No, Shallow Grave di... Del Dazzle. Rimani a uno e non muori. E va bene. Più due. Più... Se faccio 2, 4, 6. 2, 4, 6... Dovrebbe andare giù. Ah no, abbiamo già giocato quello là. Ah, non c'abbiamo i verdi, mannaggia i colori. E vabbè, vabbè. Dai, veniamoci. Va bene. Altra fase di acquisto. Blade Mane. E chi la metti? Allo Sven. O all'Urza. No, all'Urza non gliela possiamo mettere perché già c'ha un'armatura. A Sven, non gli hai, a Sven gli hai messo... Ce l'ha già pure Sven l'armatura. Però magari si possono cambiare. E allora mettiamo il... Vabbè, magari si possono cambiare. Sì, 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 rompe una e si e metti okay. L'altra. Ah, c'è pure l'eroe rosso da mettere. Ok. E andiamo. Lui ne ha ripescati due, c'ha le crippe. Rosso, verde, rosso, verde, rosso, rosso, allora... Lui ritorna nella sua. No, linea. Ma quella già è vinta. Cioè, scusa, allora, qua c'hai 8 HP su quella a destra. Piazzalo là, su quella a destra. Là. E così cerchiamo di chiudere la torre e chiudere la partita. Allora, no, questi mo li piazza tutti quanti qua, st'infame, sono sicuro. Vabbè, tutto per tutto. No? Andiamo, dai. Non ti convince? Sì, 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 ci può stare, ci può stare. E invece non le ha piazzate di là. Va bene. Si vede che ti deve far vincere. È pur sempre la prima partita del gioco di tutorial, quindi. Giusto, giusto. Ci può stare tutto. Facciamo prima a fare. Colpo paralizzante. Modificano i rago a meno 2 punti d'attacco. Qua possiamo giocare solo le verdi. Ah, meniamoci, anzi no. I won't be so oh, questi sono i motivi per cui sono fighi blu, che hanno gli spell forti. Infliggi 12 punti danno divisi equivalentemente all'unità e i suoi vicini allenati, alleati. Ah, quindi, sarebbe l'ultima hit dello Skywrath. Dello Skywrath. E infatti ci ha fatto esplodere un bel po' di tempo. Lui si è preso un po' di danni, non abbiamo la cosa per curarlo, però io sinceramente l'attacco glielo faccio fare. E lui giocherà. Gioca ancora, altri danni magici. Raffica della torre. Raffica della torre, infliggi 2 danni a ciascun nemico. Praticamente ha quasi pulito il tavolo. Mo c'ha 0 mana. Noi facciamo questo. Ah. Le rosse, il rosso non lo puoi mettere. No, non lo possiamo mettere. Vabbè, è inutile. È inutile giocare carte in questa linea. Abbiamo giocato. Bam, altri 15 danni. Mo finiamo prima quella. Altri 2 danni. Sempre della dei trabocchi. Qua c'è Super Sven pompato, però, Devi sfruttare sto Super Sven pompato. Vedi che fa colpo paralizzante, scusa un attimo. È in basso. Allora, in teoria li possiamo stunare tutti e due. Modifica un eroe con meno 2 punti attacco. Ah, ok. Fa meno danni. Fa meno 2 danni. Però ci avevamo lo stun. Dove stava lo stun? No, colpo inaspettato. Ah, questo è quello che mi blocca purtroppo. Sì. Quindi non glielo posso fare addosso a lui. E squarcio in questo punto. Va bene. E niente. Meno 2. Quello comunque c'ha un HP. Questi muoiono tutti e due.
Possiamo Lui fare. giocherà, eh? A Lui questo. giocherà sicuro. Gioca Ah sì. carte, mo, eh? Sì. Deve giocare per forza. Oh, io. Salviamo un po' Sven dai danni. Ho detto che dovrebbe giocare. Era ovvio, era ovvio. E io dico. Gli facciamo ulteriormente altri meno This was 2. always going to be the end for you. Oh, l'ha curato. Vabbè, comunque muore. Attacca su. E vai con l'attacco. Giusto per fargli consuma carte proprio. Certo. Vabbè, comunque hai fatto altri soldi perché. You are no match for me. Questo fa un danno ogni Sì. volta. Bella skill. Mo. Potresti pompare l'eroe questo di qua. Non c'avevi la spada. Ah Vero. no, la spada l'avevi messa a quell'altro. Pulizia generale. Stabilizio. Corriamo più 4. E squarcio. Mancano 2 danni a terra. Mancano 2 danni alla torre Questo muore. e. Scusa, eh. Due. Scusa, questo non fa danni. E All'unità che blocca. allora potresti fare danno a quello davanti Questo a qua. Ursa, così, così You Ursa c'ha will campo not libero. prevail. E andiamo alla torre. Esatto. Così È sciottiamo l'unica. quello. E ci ha messo ancora perché. Non sappiamo perché. C'ha quattro carte. Vediamo, attacco e vittoria. Tada, così. Bam, cazzottone in faccia. E via, e bene, Guarda che figo la della grafica, eh? dai. Sì. E tu hai detto che non stai distrutta. Molto bene, quindi le torri dell'avversario torna al menu. E noi abbiamo un altro pacchettino. Che cosa ci sarà nell'altro pacchettino? 3, 2, 1. Arcobaleni. Comunque la grafica è spettacolare. E allora mo ci ha dato Mazzo controllo. gli eroi blu neri. Quindi, in parole povere, mo giochiamo noi il mazzo che invece giocava lui. Ok, quindi ci giochiamo la scaltra. Debbi. E Problema. sarebbe. No, sono eroi proprio di Artifa. Sì, sembra un po' Rimaru. No, mi sa che questo dovrebbe essere il troll. Il No. troll. Il troll Cliccare selvaggio. clic Quello addome. là che sta nelle crippe neutrali. E mi sa che Ah, è questa pure questa vero. qua dovrebbe Ah, essere nelle crippe è neutrali. vero. Seconda fase. E lui c'ha esattamente le 2 carte. Le Quindi ci stanno 4 colori: rosso, blu, verde e nero. nero. E si inizia come prima. Vabbè, le tre cose più importanti: distruggere 2 torri per vincere. Distruggere una torre di livello antico che ha 80 punti ferita. Fai doppio clic per vedere la Vabbè, descrizione quello e che abbiamo quello che visto fa. prima. Se noi facciamo doppio clic qua, vediamo pure il Necropos che fa. Più un punto saluto dopo che ogni vicino muore. Sarebbe tipo. Diventa super tanky quindi questo Sì. qui. E dietro c'era un'altra carta, vedi, clicca un attimo. Vedi Questo dietro. qua. Aura ferma cuore. Modifica un Dell'incantesimo. aereo, infliggi 2 danni perforante Ah, vedi. C'è nemici. scritto carta distintiva associata al A Necropos. Necropos. E quindi abbiamo le nostre carte, come al solito 3 si inizia con 3 mana e come vedete abbiamo incendio. Siccome lui ce l'ha giocato prima, incendio. No, però lui c'aveva Logre Maggi, perciò. Vabbè.
qua no, qua vicino a questo devi mettere i creep, perché se questo prende un po' più... Non ce l'abbiamo. Soldato, questi sono creep. Solo questo qua ce l'abbiamo. Soldato principiante. E ci voglio mettere questo, perché così iniziamo a fare subito i danni di qua. Oppure possiamo fare subito i danni qua. Secondo me, se mettiamo in... Tre mana. Ci abbiamo tre mana. E perché non te la fa giocare? Perché? Perché è una carta blu. Quindi niente. Ah, è vero. È vero. Quello è nero. E andiamo a fare a cazzotti. Bam. Qui invece la possiamo giocare. Vedi? Queste frecce vicino... indicano che la carta può essere giocata in qualsiasi corsia. Ora possiamo scegliere o giocarla di qua o giocarla alla prima. Oh, se la giochiamo qua comunque non parte l'effetto. Questo turno no, no, al prossimo non parte. Sì. Le carte in miglioramento possono essere usate in qualsiasi corsia. Gioco questa carta, la giochiamo. Questo è un miglioramento, ha un effetto su qualsiasi corsia. I miglioramenti permangono per tutto il gioco. Fai doppio clic per vedere che cosa fa. Infligge un danno perforante, quindi buca l'armatura degli avversari nella fase di prima azione. Quindi qua non abbiamo più mana, zero mana, non possiamo fare niente. Iniziamo e lo Sven ci mette. Adesso incendio, e partono i danni. E possiamo mettere, non possiamo mettere il vandalo. Niente, non puoi fare niente. Perché non abbiamo 4 mana. 4 mana, non possiamo fare praticamente nulla. Ci perdiamo già il primo eroe, proprio che se ne va così. E ciccia. E lui si prende 5 gol. Pazienza. Mi sa che sarà più difficile questa cosa. Sì, sì, è sicuramente più lento, cioè più lento a fare danni, secondo me, il blu nero rispetto al verde rosso. Non abbiamo gold perché non abbiamo ucciso nessuno. I gold si fanno uccidendo le crippe. Un gold per ogni crippa uccisa, 5 gold per ogni eroe tirato giù. Vai avanti. Quindi ciao. Eccolo, okay. Il ciccione Locre Maggi. E Locre Maggi lo mettiamo di qua. Così castiamo subito queste magie. Vediamo se siamo fortunati. Sì, caro. Le crippe pure casuali sono state posizionate sulla mappa. A posto. Adesso. Bello. E invece lui si prende, inizia a calarsi un oggetto per equipaggiare il suo eroe, ottiene più 2 attacco e poi alla fine della fase di combattimento prende pure più 1. Appero Borgolitio. Appero, è interessante. Questo è bello, che è sempre sì, un potenziamento, sì. Quindi prendiamo ogni volta nella fase dopo il combattimento 3 gold anche se non ammazziamo, e questa mi piace, serve per goldare. Io la casto subito, così cerchiamo di massimizzare. I'll take any advantage. I soldi non possiamo giocare più niente perché abbiamo solo un mana. E lui, siccome gli è morto a un creep a fianco, c'aveva un creep di qua morto, lui ha preso più 1 di sadismo e meno 2 danni perché c'erano i danni dell'avversario, e quindi resta ancora in gioco. Abbiamo guadagnato i gold, no, perché dobbiamo aspettare questa fase qua. Mettiamo il vandalo, lo possiamo mettere. Preveggenza pesca 2 carte, no? Evochiamo un creep da mischia? Sì. Bellissima. 3 creep da mischia.
Bella. Molto molto interessante come magia. Non abbiamo più mana. E quindi detto ciò, via con la fase d'attacco. Ci muore purtroppo lo Skylar. Ciao. Pim, vedi? L'incendio. Bello carino, fa i danni. Ti pulisce tutto quello che succede al prossimo. Siccome lui perfora con quell'armatura, anche se lui c'ha uno, ci crepa. Ma quello muore adesso. No, però per dire, se non ci fosse stato questo qua, comunque ci crepava. Adesso. Non puoi fare niente, mi sa. E no. Non c'è eroe. No, non abbiamo niente. Però. No, non questo c'è. Non c'ha l'eroe. Questo non possiamo fare niente. Quindi, niente eroe, niente cast in questa linea. E adesso 11 gold, perché ne abbiamo presi 3 dal potenziamento e 5 dalla morte di questo qua, più le kill che abbiamo fatto la prima. Che onesto. Fa scudo di Basilius? Il Basilius 2 volte è diventato uno scudo. L'eroe che viaggiato ottiene più 2 punti armatura e vicino agli alleati invece si prende più 1. Ah, carino, buono. Carino, onesto. 8, 3, 5. 8, 3, 5. Io prenderei questi due. Sì. Per cercare di tankare un pochino. Però. Ce lo perdiamo. Vabbè. Pazienza. Ok. Due robe da schierare. Allora. Qui non ci interessa. Perché tanto abbiamo sia il nero che il blu, quindi non abbiamo bisogno di mettere eroi sulla prima linea. Qui invece abbiamo bisogno almeno di un eroe per riuscire a reggere un pochino e per castare qualcosa. E qui io ci metterei uno nero e va bene così. Così abbiamo più o meno tutte le linee coperte da eroi che possono castare magie, possiamo giocare cose, se no non possiamo giocare praticamente nulla. Senza eroi non si casta. Adesso roulette russa, vediamo se abbiamo fortuna con lo gremeggi. Un altro incendio, bello. The dance begins. Purtroppo non ci abbiamo in mana, però possiamo fare 3 creep da mischia e vedere se ne riusciamo a fare un altro o no. Ah, però guarda che poi fa Basilius su, esatto. Questo lo mettiamo. Questo non costa mana. Good. Quindi non gli equipaggiamenti, cioè, non costano mana. Ed è buono. Cosa lì, dai. Vogliamo vedere se ne riusciamo a pescare un'altra. No, oh. Quello è pescare 2 carte. Fermi tutti. Papà? Ci dice bene? Multicast? No, avrebbe non detto. Abbiamo multicastato. Peccato. Sarebbe stato bello. Comunque gli facciamo 11 danni, che non sono male. Adesso gioca lui. No, lui c'ha un mana, mi sa che non può giocare più niente. Fight. E gli abbiamo fatto un bel po' di danni. Tocca a lui. Tocca a lui per primo, perché noi abbiamo perso l'iniziativa prima, però ha passato, non fa niente. E mo quindi tocca a noi. Noi ci mettiamo il vandalo. No, non lo puoi mettere. Perché non posso mettere? Perché non c'è eroe nero. Non c'è eroe nero, è vero. Puoi mettere un altro incendio. Incendio. Ma puoi mettere a quella dopo. A quella prima. A quella dopo che ci sta? L'incendio già. E metticene un altro, doppio incendio. Esatto. Vediamo se si può fare. You were doomed from the very doppio incendio, ragazzi. Quindi si possono aggiungere, ci rimangono 2 mana. Vogliamo mettere l'armatura a questo qua, a quello dopo. Che c'ha come abilità questa, abbiamo detto? Pesco una carta, 4 mana, però costa veramente. No, non costa 4 mana, costa 4 turni. Clicca un po'. Non è. Ah, è vero. No, attiva 4. No, tasto.
Ah, mancano due turni, ecco. Ah, perché. Mancano due turni, sì, c'è il cooldown di due. Ok, buono. Lui invece ce l'ha sempre attivo. Bella per lui. E niente, quindi... Perché non è una magia quella, sì, sì, è una... passiva. Sì. Mi si menano. I danni se li sono presi. Beh. Possiamo castare un vandalo. Castiamo un vandalo. Beh. Vai col vandalo. Onesto. Mettiamo l'armatura a questo. Senza armatura questo. Need to stay safe. C'ho 4 HP contati. Comunque lui ammucchia un sacco di carte, il bot. E ci deve far vincere, no? Allora, di nuovo l'aterro di Tarrasch. Bellissimo. Che non c'è solo. Non ci interessa. Pesca una carta, sinceramente, le carte per pescare. Ci abbiamo già pescato due carte. Vabbè. E però su due turni, Shoppiamo. Shoppiamo, pesca una carta, dai. Va bene. Allora, qua il blu già ce l'abbiamo. Qua abbiamo blu e nero. Quindi a te ti mettiamo qua. Perfetto. Allora, tocca a lui. Bello. Bello. Ah, ha messo quello gigante, capperi. Clicca allora. Un po', fammi vedere che fa. Questo mena. Clicca due volte. C'ha due di armi. Mena. Ma grosso. Cioè, certe volte capita che l'attacco e la difesa del delle crippe di questi sono qua, sono più forti degli eroi. Può capitare. Allora, intanto ci peschiamo una carta. Bellissimo. No escape. Scegli un bersaglio in combattimento. Ah, questo ti scegli chi può attaccare. Bello, mi piace. E poi abbiamo altri soldi da poter giocare. Carino, carino. Allora, questo costa 3. Possiamo giocare qua. Qua c'hai, potresti giocarti una abilità grossa adesso, capito? Sì. Facciamo così, va. Sì? Vediamo se ci dice bene. Vai. Beh, sicuramente. O spegniamo a questo. No, dall'altra parte è così almeno ti salvino Cremenci. Magari. No, tanto comunque non ce la facciamo a buttarlo giù. Quello 11 c'ha, questo fa 12 danni. Però sono divisi. Però potresti pulire. Ah, 2-2. I walk. Multicast! Oh, meno male. Cura completamente l'unità. Hai capito, st'infame? Il segnatore ha curato completamente quell'altro. Ha curato quello. Vedi, dovevamo shottare questo. Poi c'è ancora sta grippa qua. Questo R qua. Però perché così quello via più 2. Ah, però così ti ammazza tutto. Porco cane. Però mo ci cresce il. Il Necroboss. E va bene. Andiamo con la teamfight. Questo Sven fa pulizia proprio. Sì, Sven Cleaving. Bagliore mistico, che fa? Ah, sembra quello. Perché ha preso tutti quei danni quello? Come? Sven ha preso più danni. Gli ha giocato qualcosa. Sono andati. No, gli ha aumentato il danno. Clicca un po' su. No, ha attivato la skill. Ah, ha attivato la skill. Ah, ok, non me ne ero accorto. Ok, non me ne ero accorto. Quindi Sven adesso mo fa 9 e quindi ci tira giù l'altro eroe, si prende altri soldi e va a 17. Pazienza, non possiamo fare molto. Peccato, vabbè.
Lento, lento. Sono 18, mamma mia, dopo sciopano. Gli sparettini. Eccolo, guarda questo, questa. Il tempo di ricarica di questa abilità è terminato. Leggine per vedere l'effetto. Allora, vediamo che fa. L'ho attivata. Volevo leggere la carta, maledizione. No, vabbè. Quello là. Sottraendo ai suoi vicini due punti armatura. È quello che poverà ha fatto, perché l'ha sottratta a questo e a quest'altro. Preciso. Vabbè. Ma pure lui c'ha meno 2 però. Sì, sì, perché è un eroe e ai suoi vicini. Ho cliccato per vedere. Ah, okay. E lei ha cliccato su te stessa. Sì, attivato su me stessa. Il più bel tutorial di sempre, ragazzi. Con questo è il tutorial cose da non fare. Ok. Ci muoiono tutti. Però io gli voglio shottare. Non muore. Potrebbe non morire. Muore. Allora però voglio che muore. 12 danni. Oppure io gli shottiamo questi ma due. Ma quelli sono già morti. E gli fa... Ah, però gli fai fa danni. Gli shottiamo questi due. Sì. Strike down, you'll never have a chance. Così ci manteniamo questo in vita. Qua gli facciamo un po' di danni. Gli entrano un bel po' di danni. Meno 2 armatura. Che fa Pia? 4 danni? Cioè nel senso per ogni danno infatti, ne piano 2 che lui prende 7 e 2 vabbè bellissimo vabbè. ci sta tutto ah, sì quindi meno 2 di arco sì. Oh, però pure noi abbiamo fatto un po' di soldini, comunque gli abbiamo buttato un po' di genere globo annientante condanna un nemico. Questa è bella. Allora, bello. No, cliccalo 2 volte, ingrandiscilo, mannaggia. Questo condanna il miglioramento, ovvero quelle pallettine che ci abbiamo noi che sì. Fanno ah, okay. Nel caso in cui l'avversario lo avesse glielo possiamo rompere. Consumabile. Ok, va bene, perfetto. Armatura di voi. Questo lo prenderei. Ok. E... globo non ti serve, un'altra armatura non ci serve? Ma sì. Ok. No, poi non ci abbiamo altri soldi. Mantello di... ah, per... non ce l'abbiamo. Questo è bello però come oggetto, perché l'eroe viaggiato ottiene 4 punti salute, oppure 2 punti salute nella fase dopo il combattimento, quindi c'ha un bel po' di roba. E fa crescere sempre di più l'eroe. Con i punti draghetto. Salute. Ciao ciccio. E noi giustamente stanno ancora in fontana. 3 eroi ci abbiamo in fontana. Mamma mia. Ci hanno fatto malissimo. Le grippe sono state messe in gioco. Lui pesca. Quante carte che pesca lui? Ha pescato una marea di carte. Mm. Ha cassato una magia. Lupo selvaggio. Allora, il lupo selvaggio, più un attacco e più 2 punti di salute nella fase in combattimento. E va bene, bello. Bello. Anche perché costa solo 4 punti, 4 di mana. Non abbiamo logre magiche, quindi multicast non le possiamo fare. Però io farei una cosa, inciccionerei... Lo vuoi curare? Lo curiamo tutto quanto. Oh, nice. E ci torna a 9. E adesso? Poi... possiamo giocare solo queste carte nere. Allora, modifica un eroe con infliggi 2 danno per fare dei vicini nemici. Questa è buona. E gliela metti addosso a lui. E gliela mettiamo a lui. Allora, questo è da giocare, questo è da giocare e questo è da giocare. Su 7. Purtroppo giochiamo questo. Però poi gli torniamo la sua aura. Perché lui già ce l'ha. No, ma la metti agli altri, scusa. No, un eroe nero. Modifica un eroe nero. E forse si aggiungono. Forse è aggiuntiva. Proviamo. No one.
e aggiungila. Quindi adesso lui ha due skill, le sue skill in parole parole. Sì. Perfetto, interessante. Quindi adesso fa, sia prende più uno e fa due danni a quello intorno a lui. E qua la giochiamo. Ah, la possiamo giocare pure qua, perché tanto funziona dopo la fase di combattimento. Qua. Qua. Take it. It's a gift. Oh, onesto. C'è zero mana. Zero mana. C'ha sette. Just what I wanted. Vabbè, la torre la fa cadere. No. Perché poi gli toglieremmo. Se giochiamo questa armatura su questo qua, poi gli toglieremmo. Il Basilius. La leggenda la possiamo giocare. Questa non la possiamo giocare. Va bene. Abbiamo preso i gold. Sì, abbiamo preso i gold. Lui ha usato una magia. Colpo inaspettato. Stordisci. Ah, quello che abbiamo e fa due danni prima. Quello che abbiamo usato pure noi prima. E il fatto è che qua non possiamo fare niente. Dobbiamo prendere gli schiaffi. Ci siamo pure zitti. Sven, ragazzi. E sgravo pure. I'm ready to fight. Altri anni. Bam. Vai. Non posso fare niente. Mi dire che mi sbeffeggi. Continua a sbeffeggiarti. Vabbè, sempre più grosso Sven. Non ci sta la carte. Pure il tradimento. Qua non ci sta niente. Che devo fare? Oh, bella questa raffica. Allora, potresti mettere. Ah no, quella l'armatura già ce l'ha. Possiamo mettere questo. I'll make the sisterhood proud. L'abilità? E possiamo ammazzargli. Questo qua. No, devi clicca due volte. No, anche qui il tasto. Scegli destro. Il bersaglio di combattimento tra quelli vicini. Tasto destro. Ah, vicini non c'è nessuno. No, non c'è nessuno. Forse davanti o di lato? Solo tra le posizioni però. Niente. Gli facciamo i danni direttamente. E poi. Questo. Leave the tower to me. Vai. Leave the tower to you. Ah, oh, un lato gliel'abbiamo rotto. Boh, siamo quasi alla pari tra la mid lane e la linea. Protezione di Shiva. La Shiva, grandissimo, 16. Ce l'hai, la puoi pure comprare. Allora. Meno 2 di attacco gli dà niente di meno. La Shiva. Quindi le regole del giallo ottiene più 2 punti di armatura. Modifica o un'unità e i suoi vicini con meno 2 ad attacco. Capperi. La Shiva è grossa. Pesco una carta. Vediamo la Shiva, dai. Vai Shiva. Shiva sgarda tutta. Raghetto. La mettiamo al Necrobos. Facciamo diventare qualcosa di osceno. Però poi c'ha il Basilius già al Necrobos. Ah, è vero. No, però guarda, mo scendi. Tre blu, È vero, mo. Allora. Blu. Quello c'ha ancora meno uno armatura dell'effetto di prima. Ma perché quindi Fade. È permanente quella cosa? O forse a turno? Vediamo. Che sucata. Vabbè. Allora, tu che sei più ciccione. No. Il multicast ci serve. Il multicast ci serve. Invece a te ti mettiamo qua. Perché sei aspetta, più no, ma là mettici il coso che magari ti riesce a sparare. Ah, non ce l'abbiamo. L'ultima addosso a Sven. Vabbè, guarda. Qua mettiamo lo Skyrat. Ha 1000 carte il bot in mano in tutto questo. Tutto che per giocarsela all'ultimo turno. Sì. Guarda qua. Quello l'hai messo mo già muore. Eh sì, perché di fronte ci sta. Ah no, ha preso più un'armatura, hai visto? Ebbè. Vedi un po'. Allora. Scegli un'entità. Attiva provocazione. Oh. Quindi cambierebbe a chi va a attaccare. Interessante.
infliggi danni a ciascun nemico. Ma questa è seria. Eh sì, perché per esempio li puliamo una, due, e quelli rimangono a uno e muoiono sicuro al prossimo turno. Cioè potrebbero morire. Allora, intanto e li elevi il Basilis. Ah. I would really prefer if we could have two. E la puoi pure cliccare, mi sa la. Clicca. Attiviamo? Vai. No, col tasto destro, mi sa. Ah no. Stai per ferire un alleato. A nulla. Che fa? Ah, perché la fa tutti! Ah, aspetta, no! La devo fare così. A lui. Capito? I won't shy. Questa è la cosa, perché clic sull'abilità, clic su chi vuoi fare il casino. Poi com'era raffica? No. Mamma mia. Allora, 3. Allora, iniziamo con questo e vediamo se facciamo multicast. Due danni a più danni. Multicast. Niente. Non ti serve. E allora proviamo a evitare. Allora chi ci muore? Questo non muore. Questo sembra però, se il Necropos. Però lo sai che potresti fare? Salviamo il Necropos. Fai ventriloquio su questo qua. Che tanto già muore. No. No, ma te al contrario. Ma non ho capito. Ah, tutti vanno su quello. Tutti vanno su quindi questo. Quindi lo devi fare sul tuo. Sul mio lo devo fare. Vabbè. E si attiva provocazione. Ah, perché ho fatto in multi. Facciamo un. Ok, perfetto. Ok, perfetto. Quindi mo tutti questi qua attaccano a questo. E tutti i nostri invece attaccano a questo. Mamma mia. Proprio senseless, però carino, dai. Così questo sta. Perché? Ah, non ce la fa vedere quello che abbiamo giocato noi. Sta qua le nostre. Scegli la provocazione. Quindi questa provocata a tutti e tutti gli meno. E sì, la va. Quindi gli faresti 6 danni. Sul tabellone. Ma guarda tu! Multicast di nuovo! Ma guarda! Chi se l'aspettava? Colpo paralizzante. Vabbè. Sì, mo le giochiamo. Abbiamo vedi capito. Che c'ha, no? Vedi l'abilità? No, prima l'abilità. Prima l'abilità dell'eroe, vedi che fa? Pesca una carta. E pesca. I have foreseen what is to come. E non può. Vabbè, può essere buona al turno dopo. Facciamo noi. Te. Mi mettiamo un po' di armatura. For my people's sake. E peschiamo due carte. Colpo di striscia. Ma mettiamo lo zombie fortissimo. Di fronte allo Sven. Che Sven fa 13 danni. Sì, sì. Onestissimo. Infliggi 2 danni. In una qualsiasi corsia. Ah, quindi lo puoi fare pure. A un'unità, però. Possiamo fare. Questi stanno a full. Ma non la puoi giocare, però, perché è nera. Questa, no, qua la posso giocare. Ah, però quel. Sì, qua non c'erano i neri. Va bene così. Si prendono danni. Pam pam. Benissimo. Abilità, tutte le abilità, scarica. Oh. No, che fa quell'abilità? Io appunto. Ah, l'eroe non ci sta. Quindi niente, passa avanti. No. Avanti, quella tua. Facciamo niente. Tanto Andy gioca carte. Abbiamo pulito tutto. Allora di nuovo.
Il Necronomicon sarebbe quello. Il Necronomicon. Clicca un po', vedi che fa. Lego già del più 4 punti salute. Aggiungi una carica libera dei morti. Dopo che un creep da mischia muore. Evoca uno zoom. Ciao Jumpy! A disposizione. Evocano zombie per caricare e rimuovere tutte le cariche. Ah, figo. I zombie sono queste. Okay. Ora il creep, metti okay, la carica, okay. Rimuovi sì, le sì, cariche sì, e metti i creep. Cioè mette i zombie. Sì, sì. Vabbè, che non, cosa non puoi comprare? Spadone. E questo è più. No, non abbiamo niente, non abbiamo i soldi, siamo poveri. Non lo puoi comprare nemmeno a nessuna delle due. Vai, vai. Spadone, pesco una carta. Per giocare pesco una carta. Ma tanto mo abbiamo vinto. Vedi se riesce a vincere. Facciamo il fulmine e vinciamo. L'ursa. Collezione. Dopo che fai un draft, le carte rimangono nella collezione. Allora, guarda, noi ancora non abbiamo esplorato il gioco nella totalità. Adesso ci andiamo a vedere il draft e andiamo a vedere. Vediamo questa cosa del draft. Però mi sa che le carte in generale sono quelle là. O che prendi, che ti dà il gioco perché vinci, vai avanti nei livelli e roba varia. Oppure sono quelle delle bustine. Da in altri modi le carte non dovrebbero mai permanere. Cioè non ci sono mai situazioni in cui tu ti vai a fare, ti trovi nel, diciamo, nel tuo inventario di carte che non hai o vinto perché sei andato avanti o hai acquistato dalle bustine, oppure non hai fatto trading, ovviamente. Quindi non ci dovrebbe essere. Non so se prenderlo o meno, semplicemente perché è troppo costoso. Guarda, l'uscita ci dovrebbe stare tra 10 giorni e dovrebbe costare intorno ai 17 euro. Non so se poi faranno sconti o roba varia. Pensaci. Fino a adesso sembra carino. Finché non esce potrebbero cambiare mille cose. Sì, infatti pure questo è vero. E siccome noi fondamentalmente abbiamo vinto sul tabellone. Tabellone, no, qua. No, sul tabellone. Questa è l'abitudine di Hearthstone. Che l'eroe, allora uno invece pam! E vinciamo quest'altra partita. Perché abbiamo rotto due linee e GG. Yes! E adesso vediamo che cosa succede. Yes! Quanto sono fissi le draghettine? Curiera dovrebbe essere. Allora, tu lo compri. La tua avventura, però, è solo all'inizio. Più giochi e più impari le cose nuove su Artifact. E va bene. Gli scudi, i mazzi e i pacchetti. Olè. Allora, il bundle iniziale è composto quindi da due mazzi. 10 chiamate alle armi. Cioè, 5 biglietto evento. Include l'accesso ai draft, quelli che ci diceva giustamente tu, e ai Phantom Draft Tournaments, quindi rischio di oggetti. Allora, da qui potrai giocare ad Artifact nel modo che preferisci. Puoi scegliere di essere socievole, competitivo, dedicarti solo a relax. A te la scelta. No, bisogna rosicare. Allora, collezione delle carte. Collezione di carte. Crea mazzi personalizzati, apri pacchetti e compri e vendi le singole carte della tua collezione. Quindi, come noi già abbiamo fatto il gruppo, quindi per fare trading, lo trovate su Facebook, si chiama Artifact Trading Cards, così ci mettiamo d'accordo e ci facciamo i scambietti in tranquillità. Ecco perché. Guarda. Sì, sì, ho visto. Mm.
Però mi sa che sugli altri canali si dovrebbe vedere bene. Ma prima di andare avanti vogliamo fare una pausa, un minuto? Vabbè, mo ci fermiamo 5 secondi, torniamo subito, giusto il tempo di bere un bicchiere d'acqua. Le prime partite abbiamo fatte, passiamo allo sbusto poi. Sì. Poi sbustiamo. No, sbustiamo, a due sbustiamo. No, sbustiamo quello che ti hanno dato. Ah, okay. Quindi 2 secondi di pausa, torniamo subito con il continuo, ragazzi, a fra pochissimo. Eccoci tornati, siamo di nuovo in diretta, prontissimi. Andiamoci a vedere allora a questo punto le carte che abbiamo a disposizione. Allora, abbiamo un Kefe il coraggioso, lo Sven, l'Ursa, poi il Saggio, lo Skyrat, lo Gremengi, Debila Scaltra, il Necropos. Ah, in parole povere, credo che ci abbia lasciato Farvan il Sognatore e il Lygan. Ah, questo è quello degli antichi, Farvan. Il Lygan, quindi sono proprio quelli che comunque abbiamo giocato all'inizio. Nuovi ordini, pronto a colpire più 4 uniti d'attacco, ventriloquo, colpo di striscio, i trabocchi, legionario bronzio, posizione difensiva, colpo fulmineo, zombie. Ok, quindi questa è la sezione in cui si possono creare i mazzi, quindi si possono mettere gli eroi che si vogliono canale subito, l'eroe del secondo round che ti esce, l'eroe del terzo round. Quindi c'è pure una fase di selezione di quali eroi si vuole calare. Poi per i pacchetti nero è 75, ok, quindi il gioco costerà praticamente 17,50 euro. Questo pacchetto contiene 12 carte. Ogni pacchetto contiene almeno una carta rara, 3 carte non comuni e 8 carte comuni. Mi ricorda molto, molto Magic. L'acquisto delle carte, il mercato al momento non è disponibile. La beta non ci sarà. Poi questa è la collezione, vediamo un po' qua. Costruzione esperto, allora affronta una serie di potenti avversari, dimostra di che cosa sei capace, quindi qui si gioca, probabilmente sono le ranked. Casual play per giocare random con la gente. Seleziona un mazzo
costruito e gioca contro un avversario casuale del tuo stesso livello tramite il sistema di ricerca globale. C'è un caso alfa. Allora, andiamo a vedere prima questi qua, allora, che cosa dicono. Quindi, questo è il draft fantasma e si gioca con i biglietti, da quello che ho capito. Metti alla prova la tua abilità e la capacità di giudizio, quali carte sceglierai, che mazzo costruirai, quindi ci sono delle regole apposta. Seleziona 60 carte da 5 pacchetti e crea un mazzo. Puoi modificare il tuo mazzo prima di ogni partita. Giocherai finché non vinci 5 partite o ne perdi almeno 2. Anche questo è un sistema già conosciuto comunque nei giochi di carte online. Poi se vinci 3 vittorie c'è un biglietto, 4 vittorie un biglietto, un pacchetto, 5 vittorie un biglietto e 2 pacchetti. Ah, carino, carino. Aumenta la tua collezione mentre... Ah, questo allora è il draft custode. Quindi aumenta la tua collezione mentre concorre alla vincita di premi. Tieni le carte che hai scelto e sconfiggerai i tuoi avversari per tenerne altre. Questo, in questa modalità di draft invece le carte che si draftano le si tengono anche. E... Seleziona 60 carte da 5 pacchetti e crea un mazzo. Modificare il tuo mazzo. Giochi fin quando non ne vinci 5 o ne perdi 2. 3 vittorie, 2 biglietti e un pacchetto. 4 vittorie, 2 biglietti, 2 pacchetti. 5 vittorie, 2 biglietti e 3 pacchetti. 2 biglietti li vinci sempre. E qua tieni le carte che scegli. Quindi per rispondere a Giampi, Giampio, c'è questa modalità in cui quello che prendi ti tieni. Poi il casual play si gioca con i mazzi, una modalità in cui si gioca con i mazzi che si è costruito. Poi c'è questo qua contro il bot. No, hai niente del bot, ora sei pronto per mettere la tavola con un avversario, ma riuscì a costruire il mazzo vincente. Registro un mazzo costruito, non puoi modificare il tuo mazzo una volta che l'hai registrato. E gioca finché non vince 5 partite e ne perdi 2. O ne perdi 2. Ok. Il casual Phantom Draft invece è uguale a quello precedente, però non ci sono ricompense, probabilmente perché si gioca senza biglietti. Social. Ah, posso sfidare gli amici che ho su Discord, quindi collegato. No, ah, questo è quello di Steam, scusate. Su Steam, non Discord. Anche Lorenzo sta facendo il tutorial. Le partite aperte, quindi si possono creare delle robe aperte. Si possono giocare contro i bot. E in evidenza, vediamo che c'è. La morte e le tasse. Ma sono tipo missioni? Penso di sì. La morte e le tasse. Cioè, bastava anche solo le tasse. Perché sono anche causa di morte. Allora, vediamo. Evento in evidenza fino al 14. Esplora le carte, le strategie del set chiamato alle armi, visto che questo è il set di apertura del gioco. Utilizza le animazioni per costruire e scoprirai il tuo stile di gioco preferito mentre accumuli vittorie fino a quando non subisci una sconfitta. Ah, ok. Ah, quelle sono le varie missioni, vedi? Vai, clicca su Traxxas dopo là, Draw Ranger, vedi macchia verde, guerra di trincea, e quelli sono i colori dei mazzi, quello è rosso, questo blu rosso, nero blu. Si inizia contro nero, un nero verde. Il tuo mazzo si nutre di morte, non importa se il tuo avversario, se è del tuo avversario, usa traccia per triplicare la taglia dell'avversario, poi investi il denaro. Usa le tue creature macabre con massa famata per consumare i tuoi alleati, diventare la stable come la morte stessa. Infine l'abilità di ingannare la morte spinge i tuoi servitori a immolarsi al leccio ancora.
E ancora. And again, and again. E infatti lì c'è, la frase lì c'è, for a greater good, mine. E ancora, va bene. E quindi ci potremmo fare questo. Poi ci potremmo fare le partite random. Intanto non ho fatto ancora il mazzo. Che facciamo? Perché come mazzo abbiamo solo quello standard. Vogliamo fare il rosso-verde? Come... Possiamo anche mischiare in teoria. Però ti conviene sempre tenere due. Che eroi c'è a disposizione? Quelli di apertura. Quelli di apertura. Quindi io farei quasi blu-rosso. Prova. Abbiamo un mazzo blu-rosso. Allora, io metterei i ciccioni di apertura, quindi farei tipo Sven e Ursa, e poi metterei Ugre Magia Support, che ti fa, ma no, però il Musticast comunque, vabbè, costa parecchio. Ok, come dobbiamo buttare dentro le carte? Nuovi ordini. Queste stanno a posto. Ok. Nuovi ordini. Pronto a colpire. A colpire. Ventriloquo. Ventriloquo è figo. Tanto 60 ne possiamo mettere. 60 carte? Sono tantissime. Non è che ce ne abbiamo tante. Ma quelle sono le 4. Portale. Due carte. Due carte di vista, che serio. Sono finite, non mi ora possiamo mettere pure gli oggetti. Quante ne abbiamo messe per ora? 43. 43. Quelle singole mettile tutte, oppure no, non è necessario. Anello di Tarrasco mettilo. Vabbè, andando a mettere lo spadone. Sì, uno ce n'hai e uno lo metti. Allora Rask è grosso e lo mettiamo. Blademail. Sì, Blademail tutta la vita. Questa pure ci piace. Beh, buono, ho scritto di scrivimizi. Vai, stai a 40, vai. Ah no, oggetti, vedi, 43 carte, c'hai 5 oggetti per ora. Quindi siamo 48, mettili tutte queste. Questo è bello. 49. Arrivi a 60 giusto, mi sa, eh. Perché queste sono 3-3-3. E quindi arrivi a 58. Non so se mettere. No, 3-6-9, sì, arrivi a 58. È inutile che metti le carte nere o le carte verdi, perché tanto non le puoi giocare. No, no, io non sto a pensare a quello, non so di queste qua quale scelta. Vai un attimo su. Ah, che fil coraggioso è l'altra cosa, ok. È rosso, è rosso. Ora abbiamo molto più rosso che blu, momentaneamente. Da 4. Siamo 50-50 come. Vabbè, hai messo tutto quello che c'hai fondamentalmente, sì. Quindi metti pure, metti pure tutti gli oggetti e hanno a te tanto. Sì. Questo è il mazzo. E andiamo così. Dai.
Aspetta, no. Salva, carica. No. Salva come? Start. Primo pazzo. Che cos'è? Rosso blu. Andiamo a fare sta cosa, eh? Nel frattempo. Però dobbiamo usare poi il mazzo suo. Fa una partita contro. Diciamo. Casual play. Ci sarà qualcuno online? Prova. Vai. Ok. Hai messo il tuo? Il mazzo. Sì. Ok, hai visto ti dai due. Pure due mazzi base. Sì. E quindi ci sono altri utenti online. Che carte c'hai da questo qua? Non ho idea. Ci punterà sicuramente. Bisogna pure perdere. A nero o blu? Nero blu. Ah, c'ha la pia, guarda i soliti. Vedi? La gente che ha sbustato già. La pia che fa? Killer 4 danni quando attacca un eroe più 4 quella fa il critico, sì. Maledetta. Allora produce un sacco papà si schiaffoni. Allora praticamente non possiamo giocare niente. 15 seconds remaining. C'è il cooldown, bello, passiamo. Pardon. Allora, qui invece possiamo. Potremmo già multicastare. Però metti. C'è il Venomancer. Metti un incendio. Okay. Metti subito un incendio. Mettiamo la cosa di dopo. Mettiamo subito qua. Mettiamo subito l'incendio. Vai. Burn! 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 Devi passare. Vabbè, tocca a lui. Ah, yeah. Zombie. Non possiamo fare praticamente nient'altro. E passiamo. Pichin. Qua? No, questa è 4, non la puoi giocare. Da 3 niente, non puoi giocare niente. Vada così. Va. E lui ha fatto 2 gol e ho fatto solo 1. Va bene, niente. Puoi salvare. Mamma mia. Bellissima questa carta. Le regole giato ottiene più un'armatura. Sposta vicini ai nemici delle ore cui ha vaggiato. In altre corsie. Casuali. 25 costa. Bellissima. La puoi salvare volendo. No. 15 seconds remaining. Allora. No, non possiamo shoppare niente perché non già abbiamo soldi. Esatto. Grip di mischia sono schierati nella corsia. Va bene. Quindi questa mucchia tutta una corsia di grip. Onesto. Noi invece dove lo mettiamo? Skyrat. Allora. O con Sven. O con la PA. Devo mettere quasi con la PA. 15 seconds remaining. Mettiamolo con la PA. Onesto, va bene. Sono uscito un po' di carte. Bene che scoppiamo la PA. Ma lui sicuramente giocherà qualcosa. Questo lo giochiamo con lo gremeggi. L'abbiamo schierato lo gremeggi. Si sciogliamo di qua. Proviamo a multicastare con lo gremeggi. Io direi di passare il turno così. Se vedi lui che se fa qualcosa, se non fa niente, amen. Turno passa. Sì, se lui passa. Gioca, giochi qualcosa pure tu. 15 seconds tipo remaining. L'orso. Oppure l'orso potresti pure giocare. Sto giochiamo. Vediamo lui che fa. The red mist is here. Avrebbe
giocatore. Ma comunque. Mi passa. Possiamo fare un'altra. Facciamo avanti un po' di volte. La piano gli è morta? No. Perché non gli è morta? Non ne ho idea. Mannaggia. Ah, perché ha messo la carta davanti a lui. E quindi. Ah, sì. Lui ha spostato sì. il danno. Sì. Ursa non ha attaccato lì. Allora. No, sul tabellone. E ne è uscita un'altra. No, non la puoi giocare. Come no? Non lo so perché. Ah, non la posso giocare subito? Se non puoi giocare due carte una personale. Va bene. Dello stesso tipo. Sì, può. Devi passare e basta però. Dobbiamo passare per forza. Il cavallo. Che cosa fanno quelli? Queste sono le carte del Venomancer. Evoca due guardiani pestilenziali. E mette questi mancetti piccoli. 1-3. C'è il Venomancer. Yessa! Grande Oveveggi! Ha multicasta tutta! Sì, però guarda questo, quanta roba c'è. Sì, sì, ha calato un sacco di roba. Ok. Basta. Non possiamo fare altro. Oh, però al prossimo turno se ne dovesse prendere altri due di multicast, cioè. Alla grande. È difficile. Qua non c'è niente da. Qua non c'abbiamo un blu. C'abbiamo solo i rossi. Madonna, questa quanta roba cala. La faccio. Io darei. No, non ce l'hanno, no. Questo qua. Così quello muore. Muore però non muore. Quello c'ha 11. Lo so, però gli facciamo un mare di danni al mio. Vedi, va bene. Oh no. Bam bam bam. Splash, l'ira di Dio, splash, smet. Bam! Adesso soldi. Mamma mia, Sven, pure sto gioco, mina. Una corazza, gli schermizi. Che fa? Allora, vediamo la corazza. Perché 15 secondi. È conosciuto principalmente per tramite Dota. Lo puoi comprare. Ma costa troppo, io volevo prendere questo. 5 seconds questo. Remaining. 3, 2. Perciò, siccome la comunità italiana è piccola di Dota, di conseguenza è piccolo anche la situation. Cioè, ci sono. E diciamo è poco conosciuto per questo motivo. Lui sta là sopra, lui è centrale, fa una marea di danni. Ma mo pure noi di multicast reagiremo. Ok. Colpo inaspettato, forse è buono, ma gli fai due danni? Sì. Quanti HP c'ha? 4. Allora, fornisce agli eroi alleati più 4 squarcio per questo round. Così gli buttiamo giù questo qua? No. Sì, io lo dovremmo buttare giù la PA. No. Perché non ce lo blocca. Non ho capito perché è così. Che cosa? Ah, ci abbiamo solo uno. Poi, aspetta. I'm prepared for war. Niente. Interesting trinket. Perché non sono andati i danni? Dovremmo splashare. Ah, si aspetta a lui. Vedi, già dovremmo avere lo splash. Sì, ma poi gli fai soltanto. Si sta prendendo soltanto i danni suoi. Quando attacca un eroe, ma. Perché lo splash non se lo prende? Dovrebbe togliere anche un punto armatura. Ah, c'ho questo.
attiviamo. 15 seconds remaining. Pam. Ok. Ebbene così. Pam. Onestissimi. Onestissimi questi gold, ragazzi. Your flash. Il veleno. Ah! Balsamo curativo. Ma tutto a balsamo curativo. Oh, I feel better. Ma I feel better. Perché poi noi ti andiamo di... No, tocca a lui. Ah, tocca a lui. Adesso tocca a te. Dai, mo! Urticast! Urticastiamo a tutta! Ma no! Sì, ma sono due danni alla volta. Sono sei. Sei danni ogni cioè, volta. Sì, sono sei danni alla volta, però è inutile, cioè... Cerca di... Ah, tu vuoi fargli fare la torre così. E basta, è finito. Ma ti immagini che succedeva di nuovo? Questo reggi quittavo. Bam. Domani pomeriggio faremo il commento della... Va bene. Quindi ragazzi, domani presentazione alla 7:20 con Girash e Daud. Girash e Daud, non mancate, eh. Vabbè, è ok. Che succede? We will destroy the town. Questo stacca un sacco di roba. Che fa quella? Questa è la catapulta. Mi sa che attacca. Infligge due danni quando alla torre nemica. La raffica che c'è là sotto? Questo è divertente. Mo facciamo un No, quello a fianco. Scaricata. Lo sniper. Lo sniper dobbiamo shottare. Shottiamo lo sniper. Quello a fianco. Sinistra. Questo. Sì. Ah, che gli possiamo fare due danni a questo. Però io no, quello muore già, perché gli di fatto ulteriori due danni. 15 seconds remaining. Qualcun altro, no? No, quello c'ha 6. C'ha 6. Tu c'hai 5 mana. No, perché io voglio fare attacca direttamente alla tua. Bam. Due danni a tutti. No, non ce la facciamo. No, non c'è più mana. Vabbè, tocca a lui. Mi piazzerà qualche altra cosa lì. No, passato. Bello, bene. Ah, ci abbiamo solo 13 qua. Cappero. Biglietto d'oro. Ottieni un oggetto casuale dal negozio segreto. Cotta spinata. Allora. Quanto c'hai, quindi? Blade mail. Blade mail e cura potresti pigliare. 15 seconds remaining. Ah, pure questo è bello. E chi lo metti? Fa più due attacco e più due danni a un'unità. 5 seconds remaining. 3, 2, 1. Passiamo. Questa intanto ce la tiriamo giù. Guarda che mo lui gioca. No, questa la gioca di qua. Sicuro. Questo mi rompe la mid della... È l'ultima probabilmente. Eh sì, ci sta tutto. Meno 17. Mm-hmm. Oh, vabbè, lui gioca. Non può giocare niente. Non ha possibilità di giocare roba. E allora va ceduta questa. Mm-hmm. Però dobbiamo tirargli giù la... No, non ti serve questa. Gliela dobbiamo buttare giù questa però. Perché se no gliela tiriamo giù... Come fai a tirarla esce... giù? Dobbiamo provare a forza l'ursa. Non c'è nient'altro. C'hai pure le blu, eh. Ma non fanno danni. Due danni, com'era quella prima? Infliggi due danni a ciascun nemico. Niente. 15 seconds remaining. Sì. Poi gliela tiriamo giù da qua. E lui mo ti fa secca questa però. Sì, qua c'è un sacco. Going to die. No! Giocato bene. Maledetto. E mo non ci abbiamo eroe per giocare qua. No, niente. Prendi 20 danni. Forza. Sì. Niente, fine. Tear the tower down. Ci ha fregato all'ultimo. Bastavano altri 3 multicast. No, con questo qua, se andavamo di multicast, gli pulivamo il tavolo. Sì. Con lo Grey Mage. Devi ripassare di nuovo. 34, cappero. Sì.
Ci ha fatto. Ci ha fregato. Lui sta puntando là. Onesto. Allora. Metti la cotta di maglia. Allora, intanto questo. Possiamo sparare. E gli possiamo tirare giù qualche cosa. Più due. Sì, però ti devi sbrigare. Sì. There's no weapon. Poi facciamo. 2-2 a tutti. Tocca a lui. Ah, ok, okay. E gli puliamo tutto quanto. Più o meno. Che cos'è? Esecuzione. Carte sgral. Questo è dello stesso livello mio. Ragazzi, grazie a tutti per esservi collegati. Siete gentilissimi, siete tantissimi connessi. Noi continueremo tutta la settimana a castare comunque artefatti. Dai, che poi ti scade il turno. Iscrivetevi, iscrivetevi. E tanto questa la perdiamo. È si la è prima perso, partita online perso. Che facciamo su con artefatti. This was your destiny. E niente, questa pass. La possiamo giocare. Leave this to me. Ah, ma lo sniper. Cioè, lo sniper è pazzesco. È lo sniper. Maledetto pazzesco. Sniper. Niente, lo sniper rompe il cacchio pure qua. Finita. Ma non ce l'ha il livello mio questo qua. Già c'ha lo sniper. Tu è la prima partita che fai online. Ma te con un mazzo con le carte che ti ha dato la prima. Il primo pacchetto, un pacchetto da dato che è quello bonus che danno a tutti all'inizio della parte del gioco. Oh, ma hai vinto. Era per vedere, vabbè. Oh, già tanto che abbiamo vinto una linea comunque, dai. E tu gli devi fare 80 danni con tre eroi. Vabbè. Quanti c'hai? 4 gold, che puoi comprare? Non puoi comprare niente. Non ci sta, Fidge, l'intoccabile. Vai. A me ancora sono morti. Ah, perché sono morti tutti il turno precedente. Sì, tutto lo stesso turno. Possiamo fare niente. Vai. Quello è vero. Ci sono delle persone che sapevano dell'uscita del nuovo gioco, ma si vede. Ah, questa la prova abbandonata. Devi bomba proprio... Urza. Vai con Urza. Non ci abbiamo abbastanza danni. No. Fa. No, niente, non puoi fare niente. Qua devi soltanto pompare gli HP. Cioè il danno di Urza che non. Ma non ce l'ho il danno. No, quella non la puoi fare. No, quella non la puoi fare. Non so fa niente. Niente, devi solo attaccare questa, finisce così. Questa linea finirà così. Non c'ho gli altri cosi, non ce l'ho. Non c'ho creeper, non c'ho eroi. L'ultima. Sì, all'ultima sì. Linea lui mi rompe sì, la torre. Sì. Avanti. Niente, qua ti fa 44 danni. Madonna. Vabbè. Andare. Secondo me pomperà pure qualcosa. Che è più uno, più due? Cioè che significa? Ah, forse. Altre due carte di qua e più un'altra carta. No, perché anche a te lo segna più uno lì. Ah, che capperi, vabbè. Non posso fare niente io, frate. E abbiamo perso. Però non era male l'idea. Cioè stavamo andando quasi bene. Finito al quarto turno. Vabbè, sei morto al quarto turno. Parti con 3, 7 mana. Vuol dire che sono passati 4 turni. 5 3, 4, 5, 6 e settimo turno. No, al quinto turno sei morto. Vabbè, sono morto al quinto turno. Vabbè. Le due redori sono stati distrutti. Cerca, passiamo. Mostra il mazzo del tuo avversario. Mostra il mazzo del tuo avversario. Vedi un po' come funziona. Nero blu. Cecchino maledetto. Cecchino perché nero? Non lo so, l'hanno fatto nero. Chi altro è nero? Vedi un po'.
Questa è Kana. Quella a fianco? Sorlacan. Sorlacan, vabbè. La piace può sta che è nero. Blu il Venomenza, non l'ha mai fatto blu, manco il Venomenza, però va bene. No, c'aveva le carte per distruggere direttamente gli altri che sinceramente mi hanno lasciato alquanto di stucco. No, c'è stata quella da 6, era una, mai sotto? Richiama le riserve. Esecuzione. Trecena, vedi? Scarta una carta casuale, condanna un eroe. Quindi... E assassino quella sotto? Infligge 10 punti danno perforanti a unità qualsiasi corsia. Cacchio, fortissimo. Sicuramente non è del nostro livello. Quindi torniamo al menu. Adesso proviamoci a fare invece quella là. Il draft. Vediamo come ci va col draft. Crea il mazzo. Vediamo che ci dice. Eccola qua. Che fai? Non vedi la PA. Allora. La PA la prenderei. Però poi significa che dobbiamo prendere anche carte nere. Quindi certo, scegliere nero. L'eroe implica certo. Anche poi. Fai il mazzo nero. Che mazzo uno si deve fare poi. Certo. Infliggi due danni, infliggi un danno. Il ventriloquo, bello il ventriloquo. Blu mi piace tantissimo. Il necronomico qua devi scegliere due carte adesso. Due carte puoi scegliere. Io sceglierei quasi il Dominator. Le recupera già, ottiene più 3 punti armatura. Prendi il controllo di un creep nemico. 19. No, costa troppo. Annientamento condanna tutte le unità. Bello, pure questa è bella. Vabbè, la PIA me la prendo. E un'altra carta. Infliggi 2 danni perforante a un'unità. Però è torretta. È torretta, quindi la puoi mettere. Sì, è quello che si mette su. Sì, è un potenziamento. Sì, esatto. Mi piace. Ok, le prime 2 carte ce le siamo prese. Poi... Forse devi cliccare 2 volte. E forse devi scegliere ancora. No, clicca lì. Sotto avanti. Ok. No, perché la Crystal Media non la posso scegliere? Voglio la Crystal Maiden. Mannaggia. La Crystal. Questa è cattiva però una cosa. Allora. E perché mo sono orientato più a scegliere le nere che. No, che so che c'ho l'eroe nero. Ho capito che poi fa pure un altro. L'eroe già ottiene più 4 punti armatura. Per esempio, il mazzo prima era nero blu. Potresti fare nero blu. Sì. Questo è forte. Però non me la fa scegliere la Crystal. Vabbè. Proviamo. Ottieni 5 monete d'oro. Oh, questo è bello. Perché ottieni 5 monete d'oro dopo che un eroe nemico muore. Ottieni una moneta d'oro, quindi ti dà altri gold ancora di più. Questa mi piace. E questo è un altro potenziamento. Nella prima fase d'azione gli altri alleati ottengono più 2 e perdono meno 2 armatura. Non mi piace, preferisco più questo qua. Avanti. Qua non ci sono eroi. C'è lo scudo del Basilius, che bello. Condanna un creep, uccisione, carina. E questo è rosso. Io prenderei il Basilius, lo scudo del Basilius e la catapulta, che è una crippa nera. Però non fa danno. No, fa danno direttamente alla torre. Okay. Questo condanno, però pure uccisione è buona. Perché sciotti direttamente. Costa 3 significa che. Al terzo turno puoi giocare un'altra carta. Al primo turno già. 3. No, ho capito. 3 in mano.
Andrei così. Ah, questa è la rara invece. Vedi? Cammino del coraggioso. Dopo aver giocato una carta rossa, modifica un alleato casuale con più uno di attacco. Sì, però vuol dire che poi devi fare il mazzo rosso. Mazzo rosso, sì. 3 punti a 6, vedi? Oh, ci sta obbligando a prendere degli altri colori che ancora non abbiamo deciso. Perché? Perché non mi ha fatto prendere la... Che piglio? Per forza questo. Rosso o blu? Vuoi fare blu? Blu? Sperando che ce lo fa vedere il blu. È uscito il rosso. Sì, ma non vedi che no, okay. Ma sono finite le carte. Queste. Cioè, in realtà, forse questa modalità si gioca in un altro modo. 8 di 60 carte. Censura arcana e libro dei morti. E sono le ultime due. Clicca. Difensiva è rossa. E per forza di pia, tutte e due. Ah, e poi arriva di nuovo dall'inizio. Ah, okay. Ah, perché mi sa che io e l'altro ci stiamo smezzando le carte. Mo c'è il rosso, ma io... E puoi anche non prenderlo, eh. Ma se non mi esce il blu? Che qua di nero non ci sta niente. Poi a te, ma devi arrivare a 60 carte, stai ancora a 12, Matteo. Lo so. Devi prendere 5 eroi. Sì, ma quello che ti sta di. Che ho? Un sacco di roba. Condanno un creep. Ho preso del blu, ho preso del rosso, nero. Quello che prendo? Io ho pia nero. Non ce ne sono altre. Sotto, quella là. Torretta degli Smiths. Piglia il Dominator. No, piglia l'emblema di Stulla. Se non vuoi l'eroe rosso, aspetta che esce un eroe blu. Esce. Non esce. Sembra questo qua. Non lo vuoi manco lui, si vede. No. Prenditi lo zombino arrestabile. Ma questo è bello. Devi uscire un'altra carta. Scegliamo. Misura della nebbia di ferro, che roba è? Ministro, che c'è scritto? Miniera della nebbia di ferro, ecco. Questo è quello che fa 3 gold ogni volta ogni turno. Magnus. Non usciranno mai i blu. Perché? Ah, è blu il void. Carino. Mi sa che dobbiamo mischiare per forza i colori. No, sì. Sì, non ce la facciamo a fare 3 e 2. Dobbiamo fare tricolori. Dobbiamo fare per forza tricolori. Quella da 7 te la pigli, però. Colore delle tenebre. Cliccaci due volte e la ingrandisce. Fornisce con le regole? Aspettate, scusate. Più 8 punti d'attacco. Facciamo così. Mamma mia. Questo è buono. Questo è buono. Poco.
se li dobbiamo prendere per forza tutti e due. Ladro Ranger, wow. Mamma mia, fortissima. Fortissima. E che gli vuoi dire? Mamma mia, spettacolare la True Ranger. Trabocchi già abbiamo presi. No, c'era Sven! C'era Sven, maledizione! Continuiamo a pescare. Dai, danni per la Drone Ranger, ce l'ho io. Bristleback Tricolor, e ci abbiamo 6 carte che non ci facciamo praticamente niente. Fai Bristleback, modifica un'unità con meno 2 punti armatura. Questo mi piace. Questo va bene. Pure questo mi piace. No, c'era pure il Tide Hunter.
questi ce li dobbiamo prendere per forza. Mamma mia! Quadricolor, ma che mazzo è? Che cos'è questa cosa? Oh mio Dio, non si capisce nulla. Difficilissimo questo draft. Allora, Skyrat, perché è l'ultimo errore che mi è capitato. Quindi, o cerchiamo di prendere qualche crippa perché ne ho poche. C'era Lion, se l'è preso quell'inf... Ah, c'era Lion. Se non mi fossi preso... Ah, che peccato. Legionario. Questa è una follia. Era pure il Necropos, guarda. Tutti alla fine li ha messi. E vabbè. Provocazione bella. Assassini pure mi piacciono. Va bene. A questi lo voglio prendere per forza. Allora, per cercare di giocare tutto, ah, posso cambiarmi pure. E cappero. Allora, direi facciamo nero verde. Dove sta il Necropos? Ah, non c'è il Necropos. No. Pure lui è grosso. Non so che giocare, a dirvi la verità. Un po' strano. Allora, vediamo quest'altro. Abbiamo a fare il ladro. Bristleback. Lo Sven non ce l'ho. No, io volevo lo Sven. Allora, ma nero verde nero verde. Nero e facciamo
più errori contiene. Ah, zero oggetti. Ci mettiamo allora Necronomico. Questo. Ignani. Devo. Allora sono 48. Pochi. Sono 38, 43. Sono troppo pochi. Capperi. Spada corta. No! Ah, ok, perfetto. Allora, andiamo a vedere che cosa succede. Un impiccio questo gioco, però cerchiamo di capire insieme come funziona. Poi, un po' alla volta, cercheremo sempre di migliorare le nostre capacità. Possiamo fare niente, non abbiamo il colore da poter giocare, quindi ci meniamo e via. Quando non equipaggio un oggetto rimarrebbe stordito. Meno 2, meno 5. Allora va bene così. E si menano. Corsia 3. Il bounty. Figo. Più uno punto attacco, vedi la passiva della Draw Ranger. Carina. E vai, va. Si menano. Va. Ci abbiamo due gold. Non possiamo shoppare niente. E andiamo avanti. Questo. Di qua e andiamo così. Lui dove mette la Viper? Allora qui così c'ha il sì, è giusto. Di una corsia, due danni.
meno un punto male. 15 seconds remaining. Gli ho dato l'attacco e squarcio, gli pulisco il Venomancer. The tower won't last long. Sì. Ok, io mi piglio la kill. Bam. Buoni sti gold. Ah, che sa... Ah, no, perché ho fatto quello là, vabbè, va bene comunque, dai. Schivata. Con quella dei suoi vicini. 15 seconds remaining. Non lo posso giocare. 5 seconds remaining. 3, 2. Così si prende solo un danno, Magnus. Va bene, cazzo, non ti preoccupare. Pam! E altri 5 gold. Siamo già a 15. I need to prepare. Poi. Stunnato. Shiva fa paura. Allora, devo prendere Shiva. Shiva e via. Shiva e via, proprio. Senza dubbi. Vai, vai. Dai, ragazzi. Pare che qualcosa ci sono capito. Che sicuramente va a mettere qua. Andrei quasi all'ultima. Lo sai? Lo sai, sì? Allora, devi dare la drone. Perché quello è grosso. Questo è grosso. Lo sapevo che le metteva di qua. Proprio chiamatissimo. Allora. E mi ha fatto due danni. Vabbè, la pia lo esplode. The Wyvern's Kiss. Ha spostato la Wyvern. Che infame. Allora, intanto... Fifteen seconds remaining. Five seconds remaining. Three. I won't hide from danger. Poi. I'm willing to die for what I believe. Are you? I'm sorry, it's not personal. Hope this works.
voi. Sto qua. Let the siege begin. Onestissimo. Qua lui non può fare niente. Anche io praticamente non posso fare nulla. Non può giocare carte, non c'ha eroi. Oh, oh, oh. Dobbiamo divertire. Adesso ci è rimasto male proprio Bounty Hunter che non si può muovere. Non ha miglioramenti. Meno uno di mana, glielo metto. Questo non mi conviene, ma questo. Interessante, interessante come tattica, come sta andando. Dai, dai mo che lo freghiamo. Comunque questa modalità principalmente proprio il tipo il draft, il booster draft di Magic, non so se qualcuno ci ha mai giocato. Carte random e un po' le puoi aggiustare e si gioca. Però c'ho la Draw Ranger, ragazzi, mamma mia, Draw Ranger. Porca miseria. Ci siamo presi un bel po' di soldini. Di nuovo. Questo ancora a 3. La Claymore, 15. Allora. Basta comprare perché poi non c'ho i soldi per il turno dopo. Più un punto armatura fa sempre comodo. Cioè lui c'ha due linee che non può fare praticamente niente. Sta pompa tutta una linea st'infame. Ha fame! Vedi. Spostato. I'll protect us all. Come vuoi, come vuoi. E... ma non c'ho l'eroe nero per giocare carte nere. Ha trovato questa qua in parole povere. Sei. No! Ma che davvero? Ma che carta è? Ma che carta è? Vabbè. Che lo fa? Non posso fare niente.
Le carte blu sono serie. Non c'ho eroi. Seconds remaining. Vabbè, non voglio niente. Mamma mia, che cosa triste. Dai. Dai. Mamma mia. Che tristezza. Mi ha fregato all'ultimo proprio. Avevo vinto pure l'ultima linea. Dai, grippette di qua. Dai, grippette. Posso giocare, però posso giocare lui. Siamo di fronte al Venomancer. Va. Your deliverance is at hand. E... it's your turn. C'è un attimo una scivola da usare. Se la tiriamo giù. Allora. Fifteen seconds remaining. Seconds remaining. Three. Non c'ho niente, Ciccio. Aspetta ancora. Seconds remaining. Oh, mi ritorna l'altro Ranger.
15 seconds remaining. Mettiamo uno di qua, uno di là. Vediamo che cosa succede. Allora. È più un attacco a tutti. Grande range. Tre danni a unità. Seconds remaining. Volevo fare quei tre danni. Oops. Poi. Falso muro arrivo sul ladro. La pia. Prowlers protect. Va bene. No, questo mi serve sempre per la tru. Mettiamo questo. I made a lot of enemies. 18, 5. Non guardi. This couldn't come at a better time. E capperi. Eccolo qua. Predatore dell'avanguardia. Lo mettiamo qua. Ma sì. Tell us what you need, Sean. I'll take care of you. Qua faccio mega danni proprio. Allora, intanto alzo ancora di più di te. Thanks. Poi facciamo questo qua. Mettiamo qua. Be ready. Ovviamente. Come facciamo? Allora. Leggiamo questo qua. Alleato muore. Devono morire gli alleati. E allora facciamo così. I'm not going anywhere. Facciamo. Aspetta che lui va, passa. Mamma mia. Mamma, oh, quello dall'altra parte. E... ah, non la posso giocare, no. Capperi. Niente, non c'ho l'eroe nero qua.
1 minute until forced surrender. Seconds remaining. Ci serve il danno, ragazzi. Forse lo esplodiamo. Seconds remaining. Non so perché ho fatto questa cosa. Che fortunato, guarda. Mo ce l'ha tutti parati lui. Fifteen seconds remaining. Minute until forced surrender. Non c'ho creep. Surrender in 30 seconds. Da me. Non ho capito perché gli piglia. Quindi io per forza avrei preso. C'è un cooldown, mamma mia. Vabbè. E ci sta, c'è un cooldown che bisogna rispettare. Va bene, mamma mia ragazzi, il gioco è complesso, ci piace. Oh, cerchiamo di dargli bene una guardata.
e continueremo sicuramente nei prossimi giorni a migliorare, a fare più tornei. Però io per oggi credo che dopo questa partita chiuderemo, visto che quindi ci sono solo 5 minuti a disposizione di cooldown. E credo che poi prendiamo in questi giorni a fare qualcosa di più complesso. Spostiamo anche un pochino, vediamo un pochino che riesciamo a fare. Chi c'ha lì qua? Time to make some modifications. Ah, per ammazzarmi pure a me, guardate, guarda. Vabbè. Magnus contro il Timberso, vuoi vedere il Timberso che c'ha? Ottiene più armatura per ogni unità che lo attacca. È giusto. È il Timberso. E 3 mana. Potenziamento. Potenzia nemici. Come ti oggetti qui già? Beh, non ci interessa. 15 seconds remaining. Vai. Comunque attenzione a questa cosa del cooldown, perché a questo punto si perde anche per il cooldown del match. La partita come se dovesse durare un massimo di questi minuti, cosa a cui non ci avevo fatto minimamente caso. Quindi la velocità di pensiero, conoscere bene anche come funziona il proprio mazzo, le meccaniche che si vogliono adottare, è importante per questo gioco. Mamma mia, cura completamente, ottiene umidità al danno a questo round. Mamma mia. Che cosa è l'Abaddon? Peccato non li posso usare qua. Interessante. 3 punti di squarciono, bene. This will give me the edge I need. Mamma mia. Questo è blu, cioè questo è verde. In questo round. I'm ready for combat.
The Keen have a plan for everything. Che cose. Vabbè, disarma, non può attaccare. Let me replate this thing. Porca miseria, rabbia. E che gli dico? Non gli dico niente. Non posso fare niente. Bene così. Belle carte. Allora. I'm not used to acts of kindness. Oggettini non ce ne sono. Aspettiamo lì che cosa dici di giocare. Mamma mia. I need this for you. Ah, cappero. Questo non ci voleva. E quello mi veniva a menare a me. Ci posso fare niente. Lasciamo la mid all'avversario. Tocca a me, quindi tu. Oh, attack me in this, baby! Ah, non lo posso giocare questo. Ah, mannaggia. Di nomi fesso, so giocare tra bocchi e lo so che non c'è niente, ciccio, non ci posso fare niente, non mi guardare male. I understand my orders. Che è sicura. Quello comunque gli muore. 15 seconds remaining. You're an example to us all, Mordred. 3.
danni. Vediamo un pochino se lo riusciamo a tirare giù. Ok, ha passato. Ah, se ci avessi avuto tutto un gold in più. Allora, prima cosa da fare. Anzi. Ah, tocca a lui. Esecuzione a questo, io lo toglio. Se gli tolgo questo. Guarda, non mi voglio sbilanciare. Per il momento è molto carino. Se Volpe, se in questi giorni io faccio altro gameplay, se non ti dovesse convincere, poi sei libero di scegliere di non acquistarlo. Intanto difendo questo. My enemies come for me, but I'm ready. E poi come fanno alcuni, ci saranno i tornei pauper, quindi in cui non bisogna shoppare per acquistare. Boom. This is my forest. E ah, senza l'eroe davanti, giustamente non splash. Bravo il fesso. Linea, non posso giocare niente, non c'ho niente qui. Mi prendo i danni e zitto. Qua invece posso fare qualcosa. Innanzitutto lo squarcio. Troppocchi. Allora, i trabocchi. Giochiamo qua. The Oracle sealed your fate.
Poi ci facciamo sto potenziamento. Così, bam. This is the power of my people. E leviamo da davanti questo benedetto ursa. L'ha mandato in fontana. L'ha mandato in fontana st'infame. Infame. Fifone. Mi ha calato l'ursa qua. Fifteen seconds remaining. If you're dead. Anyone foolish enough to face me will die. Ah, non prende danno, quindi non se lo prende manco lui. Dai! I'll give my life. Perché? Ah, perché lui c'ha più spazio. You see what's coming, don't you? Linea proprio. Oh, bene così. I'm here to fight. Dai, passa. The oracles expect much from me. I must be ready. Seconds remaining. A me questa cosa non piace. Devo andare a sbattere qua.
They will not let this tower fall! No one's getting through this thing! Here to fight. Questo non ho capito perché non ci muore. 10? No, ah, c'ha 4 di armi. Meno che ne ho. 15 seconds remaining. Se i trabocchi l'avevo messa la prima cosa. Mannaggia la miseria. La potevo vincere questa partita e invece l'ho buttata. Seconds remaining. Non c'è niente! Che fesso! It's our time now! Non la posso giocare, ho
perso di nuovo. Che fregatura. Lo so ciccio. Che fai? Abbiamo perso. Lo so, ce n'ho solo uno. Siamo morti anche qui. Che peccato. Che peccato veramente. E vabbè, vabbè. Ragazzi, vabbè, ci siamo divertiti per oggi. Abbiamo visto un po' in generale questo gioco. Come al solito, noi in settimana continueremo a fare tutorial e esplorazione del gioco in generale. Tutte le volte metteremo ulteriori spiegazioni e informazioni al riguardo. Quindi iscrivetevi sul nostro canale, condividete e ci trovate sempre su tutti i social e su tutti i canali di streaming che sono presenti in Italia, nel mondo. Siamo praticamente ovunque. Facebook, Twitch, YouTube, Instagram e Twitter. Siamo anche lì. Detto ciò, io chiudo la connessione, vi do un grande e grande abbraccio, grazie per essere stati con noi e ci aggiorniamo a domani. Domani sempre qui sul NeoDotaTuCast per ancora un po' di Artifact. Un saluto a tutti, grazie ancora.